Allora, buongiorno a tutte e tutti, sono molto contenta di dare il benvenuto del Dipartimento a questa final conference del modulo Digital Citizenship for EU, e, a cui hanno partecipato, oltre che il coordinatore, il nostro Raffaele Torino, anche altri colleghi qui presenti oggi come Cristiana Carletti e Luca Germano. Come voi sapete, si è trattato di un corso triennale, un modulo triennale dedicato ai diritti digitali, alla partecipazione politica, che si è svolto prevalentemente nell'ambito della laurea magistrale in International Studies, che ha visto coinvolti docenti italiani e stranieri, studenti italiani e stranieri, che diciamo, al suo attivo anche moltissime iniziative. Con i finanziamenti della Commissione europea ha finanziato, ha sostenuto anche con contributi, piccole borse di ricerca e con l'aiuto di enti esterni, fra cui l'APICE, l'Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa, ha organizzato workshop, webinar, eccetera, focalizzandosi proprio su questi temi della cittadinanza europea declinata nei suoi profili digitali. E anche oggi si parlerà di questo, sia affrontando temi di maggiore attualità, quindi legati a questo delicato momento politico, storico-politico che vive la comunità europea, sia nei profili più classici della partecipazione europea, della partecipazione politica del cittadino europeo, e proiettandoci già verso le elezioni europee del 2024. Ed è quindi con questa proiezione che io do subito la parola, non so come vi siate organizzati, se coordini, do subito la parola al coordinatore, che anche fisicamente. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro per questa final conference. Grazie. Ringrazio veramente di cuore la nostra direttrice Emilia Fiandra che ci ha sempre sostenuto nel nostro modulo Jean Monnet sulla Digital Citizenship. Oggi questa è la cosiddetta final conference del terzo anno, perché sono 3 anni di attività didattica, ma non è finita qui. Perché noi proprio stamattina ci dicevamo che dovremo ancora completare il percorso con 3 webinar che vi allieteranno sicuramente e con un evento finale di dissemination del lavoro. Consentitemi di ringraziare gli ospiti di oggi, innanzitutto il consigliere d'ambasciata Tommaso Andria, che ha avuto diversi incarichi all'estero, ad Oslo, a Sarajevo, alla rappresentanza permanente in Italia a Bruxelles, e che oggi è il capo dell'ufficio quarto della Direzione Generale Europa e Politica Commerciale Internazionale, che sarà il nostro primo relatore. Ringrazio il collega Andrea De Petris, direttore scientifico del Centro Politiche Europea del CEP Italia, che è un esperto di diritto costituzionale, evidentemente. Ringrazio il collega Edoardo Novelli, qui di Roma 3 come noi, professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi e responsabile dell'archivio degli spot politici, se sono corretto, che è una grande iniziativa che costruisce memoria storica del processo di integrazione europea. E ringrazio l'amico e collega Fabio Raspadori dell'Università di Perugia, grande esperto ovviamente di diritto dell'Unione Europea. Ovviamente ringrazio anche coloro che in questi anni, questi 3 anni, ci sono stati vicini, più soprattutto i giovani ricercatori. Ringrazio Simone Cotura, ringrazio Claudio Mariotti, Claudio Di Maio e Ilaria Ricci. Non tutti sono qui oggi perché evidentemente hanno molti impegni, che però hanno sostenuto con noi il carico didattico di 64 ore di lezione ogni anno. 3 webinar ogni anno, 2 workshop ogni anno, conferenza iniziale ogni anno, conferenza finale ogni anno. Insomma, è stata una bella fatica,
che Dulcis in fundo ci vede oggi riuniti a parlare di un tema che è la partecipazione politica del cittadino europeo, in cui noi vorremmo dare conto di come è stato anche un modulo multidisciplinare, in cui sono stati affrontati profili giuridici, profili politologici, profili giuridici di diritto dell'Unione Europea, di diritto internazionale, di diritti fondamentali, insomma qualcosa di molto ricco. Poiché, come dico sempre, sono contro la tortura, cerchiamo di essere rapidi rapidi ma efficaci nella comunicazione e nella discussione che vogliamo evidentemente alla fine un po' coltivare. Quindi con l'avviso generale, e che non sarò rigoroso come al solito sui tempi, ma che vorrei comunque venisse rispettato, direi che ogni relatore ha a disposizione 15-20 minuti per parlare del tema che abbiamo in qualche modo concordato e convenuto. Do subito allora a questo punto la parola al consigliere Tommaso Andria, che ringrazio ancora una volta di essere qui con noi, perché devo dire che anche grazie a Cristiana Carletti il MAECI ci è stato molto molto vicino in questi 3 anni, con tanti interventi, tanti eventi, e abbiamo conosciuto tante persone, e oggi conosciamo anche il consigliere Tommaso Andria, che ringrazio e a cui do subito la parola. Ok, spero funzioni. Sì, dovrebbe funzionare. Buongiorno a tutti, sono già stato presentato, sono Tommaso Andria, il capo dell'ufficio quarto della Direzione Generale Europa del Ministero degli Esteri. L'ufficio quarto si occupa di questioni istituzionali e giuridiche dell'Unione Europea, quindi il tema della cittadinanza europea è evidentemente uno dei temi di cui quotidianamente ci occupiamo, insieme ad altri, ma insomma, è chiaramente un tema molto molto importante. Direi, ma dal punto di vista metodologico, io insomma, cercherò in primo luogo di darvi, diciamo, un inquadramento concettuale del tema cittadinanza europea, e poi in chiusura penserei di evidenziare 2 o 3 spunti critici su cui, per una serie di motivi che potete anche intuire, preferirei non elaborare troppo, ma che credo siano comunque importanti evocare anche come stimolo per il dibattito, comunque insomma, come dare anche come qualche spunto poi ai successivi relatori. Che cos'è la cittadinanza europea? In primo luogo, la cittadinanza europea è un concetto relativamente recente, è stato creato con il Trattato dell'Unione Europea, col Trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 93, firmato nel febbraio del 92, fino a Maastricht non esisteva questo concetto, c'era la comunità europea, la comunità economica europea all'epoca, ma i diritti di cittadinanza erano esclusivamente quelli creati dalle legislazioni nazionali. Con Maastricht abbiamo invece creato un nuovo concetto, la cittadinanza europea, che il cittadino di uno Stato membro e anche cittadino dell'Unione Europea. La cittadinanza europea presuppone la cittadinanza di uno Stato membro. Non si può essere cittadini dell'Unione Europea se non si è cittadini di uno Stato membro. Questo sembra, diciamo, una tautologia, in realtà ha conseguenze giuridiche molto precise, e lo abbiamo visto con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Quando il Regno Unito è uscito, i cittadini britannici hanno perso la cittadinanza europea, e l'hanno persa dal giorno formale dell'uscita. Chi vi parla è stato direttamente coinvolto nel processo negoziale della Brexit a Bruxelles. Io ero il responsabile del dossier, quindi ho seguito personalmente tutto il negoziato dell'accordo di recesso e poi dell'attuale accordo sugli scambi della cooperazione, l'accordo, insomma, commerciale di cooperazione che regola oggi i rapporti tra Londra e l'UE. E una delle questioni è appunto cosa succede quando il Regno Unito uscirà. Se voi conoscete l'accordo di recesso aveva una serie di disposizioni cosiddette transitorie, cioè sebbene il recesso fosse avvenuto il primo di febbraio del 2020, quindi Londra, l'UK è uscita dall'Unione Europea quel giorno, dal punto di vista delle conseguenze della Brexit si sono invece pienamente dispiegate solo a partire dal primo gennaio del 2021, cioè fino al 31 dicembre del 2020 il Regno Unito continuava a far parte del mercato interno, dell'Unione Doganale, dell'Unione Europea, insomma, dal punto di vista economico rimaneva nel sistema.
dal punto di vista giuridico però no, e questo abbiamo visto immediatamente con la perdita della cittadinanza. Dal 1 febbraio i parlamentari britannici sono decaduti dal Parlamento europeo, UK ha perso il suo seggio al Consiglio, ha perso il commissario, ma i cittadini britannici poi non avevano perso i diritti che il trattato di Maastricht conferiva loro in quanto cittadini di uno Stato membro, da subito fondamentalmente. La cittadinanza europea si aggiunge alla cittadinanza nazionale ma non la sostituisce, questo è un concetto importante, un concetto che si è anche sviluppato in realtà anche per via giurisprudenziale, come spesso accade nel sistema europeo, i trattati vengono interpretati dalla Corte e la Corte ha rafforzato, se vogliamo, la protezione giuridica definendoci bene e concretamente cosa tale cittadinanza comportasse, perché ovviamente la pulsione contrastante è c'è sempre, dobbiamo essere onesti, l'istinto degli stati a intanto privilegiare i propri cittadini rispetto agli altri. La cittadinanza europea rende ancora più difficile e consolida, se vogliamo, uno dei principi fondamentali dell'intera Costituzione europea, che è il principio di non discriminazione. Cioè un cittadino di uno Stato membro va trattato come un cittadino nazionale. E quindi tutte le misure nazionali che stati fanno continuamente, bisogna dirlo, per privilegiare i propri, in realtà sono contrarie ai trattati, contrarie al diritto dell'Unione Europea, perché tutti i trattamenti discriminatori devono essere, insomma, non sono legali, e quando gli stati cercano di promuoverli, presentarli, poi qualcuno interviene, sia la Commissione che apre una procedura di infrazione, ci sono ricorsi davanti alla Corte di singoli o anche ricorsi di altri stati, insomma dipende anche dalla gravità dell'infrazione. C'è una causa della Corte di Giustizia del 2008, la C-135, tra lo Stato libero di Baviera e un cittadino Rotman, in cui l'avvocato generale Maduro ha spiegato bene cosa vuol dire in concreto quali sono gli elementi della cittadinanza europea. Quindi questa è una cosa che, insomma, se volete si può andare a recuperare questa sentenza e approfondire. Non vi risparmio la descrizione, ma insomma vi do i riferimenti. C-135/08, il parere dell'avvocato generale un po' chiarisce di che cosa stiamo parlando. Diciamo due concetti forse ve li posso dire. La cittadinanza europea è una nozione giuridica e politica autonoma rispetto a quella della cittadinanza nazionale, presuppone la cittadinanza nazionale ma non coincide con la cittadinanza nazionale, e l'altro aspetto, forse dirimente, è che l'insieme dei diritti e degli obblighi inerenti alla cittadinanza dell'Unione non può essere limitato ingiustificatamente dalla cittadinanza nazionale stessa. Concretamente, quali sono i diritti connessi alla cittadinanza europea? Al pari della cittadinanza nazionale, la cittadinanza dell'Unione crea un rapporto tra cittadino e l'Unione caratterizzato da diritti, doveri e dalla partecipazione alla vita politica. Quindi, insomma, concettualmente non è molto diversa dal rapporto che esiste tra il cittadino e lo stato di appartenenza. Essa però, insomma, ha conseguenze concrete molto molto precise. La prima, forse la più famosa, la più importante, garantisce la libera circolazione. I cittadini europei, articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, possono circolare e soggiornare liberamente nei territori dell'Unione. Anche questo concetto è un concetto che, come dire, si è andato sviluppando nel tempo, sia con provvedimenti di diritto derivato, da cui, insomma, l'ultimo è la direttiva 2004/38, che poi ha declinato concretamente le modalità di esercizio della libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, sia grazie a una serie di sentenze della Corte di Giustizia che hanno interpretato e circoscritto e spiegato
che cosa gli stati potevano e non potevano fare, per sempre per il motivo che vi spiegavo prima, l'accesso ai servizi sociali, accesso ai servizi previdenziali, insomma la pulsione che rimane, che c'è sempre, di favorire i propri cittadini a scapito degli altri. Un aspetto importante che ha ulteriormente rafforzato e che ha reso anche più visibile per tutti noi cittadini europei cosa vuol dire la libera circolazione è stata l'accordo di Schengen e la sua, se vogliamo, comunitarizzazione col Trattato di Amsterdam. L'accordo di Schengen è un accordo, nasce come un accordo intergovernativo da 5 stati, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania all'epoca ancora dell'Ovest e Francia, poi l'Italia ha aderito nel 90 e poi sono seguiti tutti gli altri, per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne, i controlli di identità sulle persone, cioè creare uno spazio in cui non vi fossero più posti di controllo interni, il che però ovviamente presupponeva un rafforzamento dei controlli e la creazione di un sistema di fiducia reciproca dei controlli alle frontiere esterne. Insomma, se seguite il dibattito, insomma, di questi ultimi anni, il concetto, il tema della protezione delle frontiere esterne è strettamente legato ed è anche, insomma, il presupposto logico dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne. E il presupposto teorico, ovviamente, è che tra tutti noi stati membri dell'Unione e partecipanti alla cooperazione Schengen vi è una totale fiducia, per cui io Italia mi fido che un paese lontano e distante dal mio, cioè un paese a caso l'Estonia, applichi controlli rigorosi su chi entra e chi esce, perché una volta che uno cittadino di uno stato terzo entra in Estonia, poi in teoria circola liberamente e può arrivare in Italia senza che le autorità italiane lo sappiano, e ovviamente viceversa. Questo, insomma, chiaramente è un tema, come sapete, fortemente dibattuto. Ma l'accordo di Schengen ha reso veramente visibile la libera circolazione, perché la libera circolazione in origine era il diritto di trasferirsi in un altro Stato, ma non voleva dire all'inizio l'abolizione delle formalità. Cioè, comunque, io cittadino italiano che volevo trasferirmi in Belgio negli anni 50, negli anni 60, dovevo andare al comune belga, a registrarmi, stare lì un periodo di tempo preciso, insomma erano veramente 3 mesi, avere un lavoro, una volta che dimostravo il possesso di tutti questi requisiti, le autorità del paese dove io mi sarei trasferito mi avrebbero rilasciato la carta di soggiorno e quindi diventavo legalmente residente nel paese stesso. Queste procedure adesso, negli anni, con l'evoluzione del principio e con le regole poi create dal diritto derivato, sono state rese più semplici. Questo diritto ormai è un diritto che non si applica solo ai lavoratori, ma si applica, diciamo, a tutti, perché noi, come cittadini dell'Unione, tutti noi abbiamo il diritto di trasferirci in un altro Stato. Ci sono ancora delle condizioni, alcuni paesi li applicano, se vogliamo, più rigidamente di altri, quindi non bisogna comunque in teoria gravare sulle finanze dello Stato che ospita, insomma andare lì per fare vagabondaggio in un altro paese dell'Unione Europea in principio non è previsto, non rientra, insomma, nello scope, nell'ambito di applicazione delle norme europee, però il diritto è sempre più ampio e i margini di manovra degli Stati membri nel respingere o comunque non concedere il diritto di soggiorno ai cittadini europei non nazionali si è sempre più ridotto. E anche qui, se posso permettere un esempio legato all'esperienza del Regno Unito, dal 1 gennaio 2021 i cittadini britannici sono cittadini stranieri e quindi nei loro confronti si applicano le normative generali che regolano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia e negli altri paesi europei, quindi possesso di documento, possesso di mezzi di sostentamento, assicurazione sanitaria, limiti temporali per il soggiorno breve, quindi 90 giorni su 180, se vogliono il cittadino britannico vuole trasferirsi per esempio in Italia, per lavorare deve avere un visto, cosa che fino al 30 dicembre del 2020 non era necessario, e ovviamente viceversa, come ben sappiamo. Altro aspetto importante, questa è un'innovazione di Maastricht, il cittadino europeo ha diritti elettorali che sono limitati
alla partecipazione alle elezioni europee e alle elezioni locali, alle elezioni amministrative. Alcuni paesi in realtà riconoscono pieni diritti ai cittadini europei, anche agli stranieri, anche per partecipare alle elezioni politiche, se hanno requisiti di residenza di una certa durata. L'Italia non è tra questi, perché la nostra Costituzione limita il diritto dell'elettorato passivo e attivo per elezioni politiche e referendum solo ai cittadini. Però, insomma, mentre le elezioni amministrative, il diritto europeo assicura che i cittadini europei legalmente residenti in un paese, quindi anche abbiano anche requisiti temporali precisi, non so, mi ricordo se 3 o 5, dovrebbe essere 5 anni, possono votare. Per esempio, un cittadino tedesco che vive a Roma, che ha la carta di soggiorno, residenza permanente, vota alle elezioni amministrative a Roma, è iscritto nelle liste elettorali, e può votare alle elezioni europee votando per i collegi candidati italiani. Può anche eventualmente scegliere, questo è quello che facciamo noi per esempio, i cittadini italiani residenti in un paese dell'Unione Europea possono scegliere o di votare nel paese dove vivono, quindi se ci ritroviamo vive in Belgio, può votare alle elezioni in Belgio per i candidati belgi, o può votare per i candidati italiani. Ovviamente poi bisogna, c'è un sistema per evitare il doppio voto, che ovviamente va reato, e molti italiani in realtà continuano a votare per i candidati italiani, perché insomma si sentono un maggiore attaccamento, insomma è tutta la struttura. Noi come Ministero degli Esteri, che ci occupiamo delle elezioni all'estero, dobbiamo assicurare che l'esercizio di questo diritto di voto venga garantito concretamente. Le prossime elezioni europee, la data è ormai fissata, saranno nel periodo tra il 6 e il 9 giugno, concretamente per l'Italia il 9 giugno, che noi votiamo la domenica. Le elezioni europee si svolgono su una data unica, quindi come sempre noi saremo l'ultimo paese a chiudere i seggi, verso le ore 23, e dopo le 23 poi usciranno i risultati. Insomma, è importante, queste prossime elezioni saranno molto molto importanti, e questo magari lo dirò poi alla fine. Insomma, sta aumentando sempre più la consapevolezza che il voto alle elezioni europee abbia un impatto reale sulla vita dei cittadini. Il Parlamento è riuscito negli anni ad affermarsi, ad imporsi come effettivamente co-legislatore, e le scelte concrete che riguardano la nostra vita, la produzione dei regolamenti, delle direttive che impattano concretamente sulla vita di tutti i giorni, poi su queste scelte il Parlamento gioca un ruolo reale. Non sono queste norme non sono decise solo, come si dice, diciamo, con immagine non corretta, nelle segrete stanze del Consiglio, quindi dei diplomatici nazionali, e c'è anche un processo democratico visibile, trasparente, su cui insomma i cittadini possono avere un controllo anche al momento del voto e scegliere i partiti e i gruppi politici nei quali più o meno si riconoscono. Terza innovazione di Maastricht: il cittadino europeo ha diritto alla protezione diplomatica in uno Stato terzo, fuori dall'Unione Europea. Concretamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che la protezione diplomatica è la protezione che lo Stato assicura ai propri cittadini quando si trovano in situazioni di difficoltà, come quando bisogna difendere i propri diritti in un altro paese. Concretamente, quando un cittadino di uno Stato membro si trova in un paese dove non è presente una propria rappresentanza diplomatica o consolare, questo cittadino ha il diritto di rivolgersi all'ambasciata o consolato di un altro paese membro. Questo succede, diciamo, continuamente. Ovviamente per motivi organizzativi, diciamo, gli stati sostanzialmente si mettono d'accordo su come assicurare l'esercizio concreto di questo diritto. Vi do un esempio concreto: noi come Italia non abbiamo un'ambasciata in Islanda, nel paese l'Islanda è coperta dall'ambasciata Oslo, lo so perché per esperienza personale, quindi cittadini italiani in Islanda che per esempio perdevano la carta d'identità e il passaporto, per avere il documento di viaggio per tornare in Italia dovevano andare, vanno all'ambasciata francese, e noi facciamo lo stesso per esempio i maltesi ad Oslo,
quel cittadino maltese che si perde il passaporto viene da noi e noi gli lasciamo il documento. Questo, insomma, però in principio, in caso di emergenza, un cittadino europeo può rivolgersi a qualunque struttura diplomatica di un altro Stato membro. Insomma, alla fine poi può succedere che non ci sono molte margini di scelta, e c'è noi come abbiamo l'obbligo, insomma, di prestargli assistenza nei limiti del possibile. Altro aspetto che è importante, che si sta sviluppando in questi anni, anche ahimè purtroppo con il crescere di situazioni di crisi in vari paesi del mondo, e la creazione anche di un sistema coordinato, semmai quasi comune, di gestione delle crisi. Esempio, lo vedete nella slide, gli ultimi recenti avvenimenti in Sudan. L'Unione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna hanno coordinato le procedure di evacuazione dei cittadini europei da quel paese. L'Italia è stata, insomma, ovviamente come tra i protagonisti di questo processo. I nostri aerei hanno evacuato parecchi cittadini non italiani, e lo stesso hanno fatto altri paesi, la Francia, la Spagna, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi. Insomma, c'è stato un grande sforzo di solidarietà e anche un grande sforzo organizzativo che è riuscito a rimpatriare più o meno tutti i cittadini europei da quel paese in difficoltà. Una cosa simile si era verificata nel 2021 con il cambio di regime in Afghanistan. Anche lì l'evacuazione dei cittadini europei è stata fatta, insomma, in maniera cerca più possibile, nonostante il caos, coordinata, e questo è un aspetto su cui ormai a Bruxelles gli stati membri discutono per rendere queste procedure sempre più efficienti e evitare nei limiti possibili di essere colti di sorpresa, perché insomma c'è un grande lavoro di pianificazione, di messa a disposizione di mezzi. Insomma, queste operazioni non si improvvisano, sono normalmente pianificate per tempo, e bisogna, insomma, aver chiaro luoghi, consistenza della comunità. Insomma, richiede anche un grande livello di condivisione di informazioni e alla fine di fiducia tra gli stati membri affinché queste operazioni abbiano successo. Ulteriori diritti, diciamo diritti, se vogliamo, ancillari rispetto a questi, che sono diritti un po' più sostanziosi ma altrettanto importanti e che con conseguenze concrete: il diritto di petizione. Il cittadino europeo ha il diritto di scrivere al Parlamento europeo nella propria lingua. Questo è un altro aspetto importante. Quindi quando vi dicono, quando sentite che l'Unione Europea lavora in inglese o in inglese e francese, o peggio in inglese, francese e tedesco, questo non è vero. Le lingue ufficiali di lavoro dell'Unione Europea sono 24, quindi ogni cittadino europeo ha il diritto di scrivere alle istituzioni nella propria lingua e ha il diritto di ricevere una risposta nella propria lingua, quindi non c'è alcuna necessità di scrivere in inglese o in francese o in altra lingua. Possiamo usare la nostra lingua nazionale e abbiamo il diritto di ricevere risposte nella nostra lingua. Petizione al Parlamento europeo e anche la possibilità di attivare il mediatore europeo, quello che in danese e norvegese si chiama Ombudsman, il difensore civico lo chiameremmo noi, una figura eletta dal Parlamento europeo che fa un po' il guardiano informale del funzionamento delle istituzioni. La mediatrice europea è una donna, è una giornalista irlandese, la O'Reilly, è molto molto attiva, e anche, insomma, grazie al suo lavoro e al lavoro della sua struttura sono emerse anche situazioni insomma non sempre ortodosse, gestite in maniera ortodossa dalle istituzioni. Insomma, potete andare sul sito del mediatore, vi potete, insomma, andare a vedere di cosa si occupa, che cosa il mediatore è riuscito a tirar fuori, e anche le proposte operative che ha fatto, che alcune delle quali sicuramente, insomma, alcune delle quali è stato dato seguito. Ultimo diritto, il diritto di accesso. Il cittadino può scrivere alle istituzioni e avere accesso ai documenti. Trasparenza è un altro principio fondamentale del funzionamento della vita democratica. Questo diritto di accesso ovviamente però ha dei limiti previsti dal regolamento che lo regola, un regolamento del 2001,
siamo caduti il numero 1049, quindi informazioni riguardanti la privacy, che hanno conseguenze sulla privacy, sulla riservatezza, protezione dei dati, ma anche sicurezza degli stati membri o tutela delle relazioni internazionali. Queste informazioni possono essere, l'accesso a queste informazioni può essere negato, però vi è una procedura molto complessa di cui insomma mi occupo anche io indirettamente per l'Italia insieme alla Presidenza del Consiglio, e il principio fondamentale è che il diniego d'accesso deve essere sempre adeguatamente motivato. Noi come Italia non possiamo dire no, a questo momento non diamo accesso perché non vogliamo darlo, dobbiamo spiegarlo in maniera adeguata, facendo rientrare il diniego nelle casistiche precise previste dalla normativa. Quindi la presunzione è della divulgazione, non è l'opposto, e questo insomma anche ci aiuta a rendere i processi più trasparenti e a far funzionare meglio le istituzioni e gli organi dell'Unione, e anche un po', se vogliamo, anche noi stati membri. Infine, due parole sulle iniziative dei cittadini europei, che sono insomma il diritto di scrivere alla Commissione affinché quest'ultima, che ha il monopolio delle proposte legislative, presenti delle proposte. Regolamento 211 del 2011 regola poi questo diritto, quindi quanti cittadini europei devono presentare questa petizione, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, bisogna ammettere forse su questo c'è ancora parecchio da fare, però insomma questo credo sia un fenomeno comune anche agli stati membri. Ditemi quante leggi di iniziativa popolare sono state approvate da parte del Parlamento italiano, e insomma la situazione non è migliore o peggiore di quella che c'è in tutti gli stati membri, però insomma è una facoltà che esiste e di cui si cerca di fare uso. Un esempio è stata la richiesta di abolizione dell'ora legale, che è stata un po' messa da parte, anche perché purtroppo negli ultimi 4 anni sono intervenuti altre questioni un tantino più urgenti, però insomma non è stata, è ancora lì, prima o poi dovrà essere discussa da Consiglio e Parlamento. Insomma, questo insomma, è un esempio tra i tanti. Nel futuro, questo, il tema della cittadinanza è un tema in perenne evoluzione. Insomma, i diritti si sono evoluti sia per l'evoluzione delle norme, ma anche per l'evoluzione della giurisprudenza, che ne ha ampliato la portata, ne ha meglio spiegato, ne ha ampliato e circoscritto, insomma, e spiegato il quadro di riferimento. Vi segnalo insomma due temi di, come spunto per chiudere, che è anche poi il tema del nostro convegno di oggi: come la sfera digitale si lega, interferisce con l'esercizio dei diritti di cittadinanza europei. La Commissione europea ha presentato nella fine 2021 un pacchetto, quello che hanno chiamato forse un po' enfaticamente il pacchetto democrazia, con due proposte di regolamento e due proposte di direttiva per rendere i processi politici all'interno dell'Unione europea più trasparenti e meno soggetti a interferenze esterne. Questi provvedimenti sono in discussione, quindi ancora non sono stati chiusi, soprattutto i due regolamenti sono in corso i triloghi, cioè il dialogo tra consiglio, tra i due colegislatori, consiglio e Parlamento, per trovare una convergenza su un testo che poi possa essere finalmente adottato. Insomma, i temi caldi sono l'uso dei sistemi, come svolge la propaganda politica. Conoscete le polemiche negli anni scorsi dovute a quelle che si chiamano le tecniche di amplificazione e la capacità delle piattaforme di personalizzare i messaggi. E questo è noto, per esempio il referendum sulla Brexit è stato vinto, dicono, anche perché i promotori del Leave erano riusciti a fare con grande abilità, ma anche avvalendosi di software specifici di alcune aziende, cito Cambridge Analytica, che insomma è un nome che potete andarvi a reperire su fonti aperte, per far arrivare sui walls delle persone quei messaggi che potevano insomma creare un legame emozionale col tema e influenzare quindi la scelta, per cui alcune persone si vedevano
sulla propria timeline, la Turchia entra nell'Unione Europea domani, altre fermiamo i migranti, altri diamo più soldi al servizio sanitario inglese e non diamo questi soldi a Bruxelles, insomma sapendo, riuscendo a fare un profiling, una profilazione individuale delle persone, per cui la persona diciamo anziana poteva essere più cioè la presunzione poteva essere più sensibile al tema dei costi del servizio sanitario nazionale insomma, eccetera eccetera, e quindi insomma si cerca un po' di regolare e di disciplinare l'uso delle piattaforme e dei messaggi che queste piattaforme veicolano e anche la capacità di fare campagne di promozionali molto insomma ad ampio spettro, quindi raggiungendo più persone possibile. Altro tema caldo è il finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche europee, su cui però insomma dovremmo avere più o meno raggiunto una intesa. Insomma, il tema è sempre più di attualità e come contemperare il diritto di partecipazione democratica anche alla tutela della riservatezza, alla tutela dei dati, questi sono temi che la politica che sta affrontando, che dovrà continuare ad affrontare nei prossimi anni, e l'ultimo insomma lo sviluppo poi dei sistemi di intelligenza artificiale, se come questi sistemi possono avere un'influenza positiva o negativa, questo insomma lo vedremo, sui processi democratici europei e anche non europei. Grazie. Grazie. Grazie al consigliere Andria per questa analitica illustrazione dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea e delle prospettive future. Allow me for a few seconds to switch to English because I would like to remind to all of us what I forgotten before, that this Jean Monnet module was taught in English, and I really would like to thank you to our students. Today we have three of them from Russia and from Slovakia, from Spain, four of them, who attended these 3 years of course, not all of the 3 years, of course, them. But we know a lot of foreign students that we appreciated in their commitment and participation, not less than our Italian students, of course, that are always present in our course. So I would like also to underline the fact that this course is a Jean Monnet module. This means that it's not only a didactic module for students, but it's module open to civil society. This is the reason why our final conference is not in English, but in Italian, to allow even the social Roman Italian civil society to take back something from our commitment. So now I switch to Italian again. Grazie ancora ai nostri studenti italiani e stranieri che hanno partecipato al corso. Adesso quello che ha detto il consigliere Andria ci aiuta moltissimo, soprattutto per quello che ha detto da ultimo sulle future elezioni europee del 2024, sul fatto che le elezioni europee sono un momento molto importante per la democrazia europea, rispetto alla relazione che farà adesso Andrea De Petris, come ho già detto, direttore scientifico del Centro Politico Europeo del CEF, che in realtà è un organismo internazionale che ha base in Germania, ma che ha delle diciamo filiazioni in Italia o in Spagna, se non vado errato, è in Francia. E lui infatti ci parlerà di questa proposta di regolamento che dovrebbe modificare o che propone di migliorare sotto il profilo del metodo elettorale, della partecipazione politica del cittadino europeo, le future elezioni. Non penso che faremo in tempo per queste che arriveranno nel 2024, ma le idee è bene che vengano sviscerate fino in fondo e se ne comincia a parlare da subito. Grazie Andrea di essere con noi, a te il floor. Grazie per l'invito. Sì, due parole appunto per spiegare un po' che cos'è il CEF e in che maniera poi questa cosa si inserisce in questo tema di cui tra poco vi parlo. È appunto un think tank europeo, nel senso che parte da un primo centro che è in Germania, a Friburgo. Si è sviluppato negli anni, a un certo punto i tedeschi hanno deciso di aprire delle sedi
fuori Germania per avere dei punti e dei ricercatori, diciamo, locali con cui rapportarsi per avere le posizioni possibilmente dell'ottica nazionale dei paesi di riferimento su argomenti, su dossier di livello europeo. Noi ci occupiamo di valutare appunto i provvedimenti, proposte europee, di regolamento, direttivo, eventualmente sentenze della Corte europea che impattano poi sulle realtà sociali, economiche, politiche, culturali naturalmente dei paesi membri. Hanno capito che fare un lavoro di valutazione tenendo conto della sola prospettiva nazionale, in questo caso tedesca, poteva essere limitante, perché poi portare una posizione magari a Bruxelles in sede di negoziato, sapendo, a meglio non sapendo quali sono le posizioni di altri paesi europei, è più debole, mentre avere la contezza di quali sono i punti di riferimento di altri paesi sulle stesse dossier, sulle stesse proposte, facilita anche il negoziato più efficiente. Questa è l'idea del CEPE, su questo si sta sviluppando in questi anni. Su questa proposta, appunto, di cui parlo tra poco, abbiamo tra l'altro noi, proprio in termini di valutazione congiunta, quindi ci hanno lavorato sottoscritto ed altri colleghi, un francese e un tedesco, per avere proprio le prospettive nazionali su una proposta di riforma del sistema elettorale per le elezioni europee che riguarda evidentemente tutti i cittadini. E questo tutte le nostre pubblicazioni, i nostri lavori sono tutti online accessibili. Se volete poi vi do anche qualche riferimento, comunque basta cercare cep.eu, cep.eu, trovate la pagina di riferimento, vi trovate i nostri siti lingua italiana, tedesca, francese e inglese, e potete scaricare quello che vi può interessare, trovare anche questo studio che abbiamo pubblicato qualche settimana. Allora, perché è importante questa, che per ora è ancora una proposta e come sentiamo appunto sicuramente non si farà in tempo ad avviarla, a provarla per le elezioni del prossimo giugno 2024, però è un tema che invece, proprio quello che abbiamo sentito poco fa, è centrale. Uno dei punti deboli delle elezioni europee sono principalmente uno, il fatto che comunque siano ancora tuttora vissute, probabilmente anche le prossime verranno vissute principalmente come una trasposizione a livello europeo di ottiche politiche nazionali. No? Nelle liste europee i candidati, le azioni dei partiti, i messaggi, le strategie che vengono portate avanti, i programmi sono quasi sempre, prevalentemente almeno, vissute sotto un'ottica nazionale. Noi già oggi stiamo aspettando di sapere chi vincerà, tra virgolette, le elezioni degli europei in Italia per capire i rapporti tra partiti nazionali. Questo è il dato che verrà preso in considerazione per primo. Poi chi vince a livello europeo, quali accordi si potranno sviluppare, quali maggioranze verranno, è sicuramente centrale, ma per il dibattito italiano, credo che quello nazionale esterno sia tanto diverso, conterà quello rispetto alla elezione europea per fare i conti su chi conta di più, scusate il gioco di parole, a livello politico. E questo è un problema dal punto di vista europeo, perché se il cittadino italiano, l'elettore italiano si approccia alle elezioni europee con questa ottica, evidentemente il messaggio politico che manderà, cioè come voterà, verrà effetto la scelta elettorale che si farà, verrà fatta principalmente su queste basi. Questo mette in difficoltà le istituzioni europee, perché come abbiamo sentito poi le politiche europee dovrebbero avere un altro obiettivo, ma questa idea di politiche europee appunto effettivamente di dimensione europea, di dimensione comunitaria, si può affermare se noi abbiamo un elettorato che legge queste consultazioni in prospettiva europea, cosa che ancora manca. Manca perché storicamente, come detto, i cittadini, ma anche gli attori politici, lavorano a livello nazionale. Erano i primi anni 2000 quando si è aperta una discussione tra Jürgen Habermas e Dieter Grimm, due importanti giuristi sociologi, Habermas un po' a metà tra sociologo e giurista, in cui si discuteva se esistesse realmente una dimensione politica europea, in assenza della quale non aveva senso parlare di partiti politici europei, cittadini, elettori europei, programmi elettorali europei e così via. E Grimm, che faceva un po' il pessimista della situazione, diceva: ma di che parliamo? Cioè, non c'è una dimensione europea, i cittadini europei ragionano in termini nazionali perché il sistema politico è articolato su 28 o adesso 27 schemi nazionali. Habermas cercava di mediare un po' questa cosa, però effettivamente il problema resta e non è cambiato molto da questo punto di vista.
ci sono accordi, poi ci trovano evidentemente dei punti di raccordo anche, diciamo, tra nazioni, tra stati nazionali, no? Per esempio l'ultima questione sui famosi motori a combustione interna è un tema su cui i paesi agiscono diversamente, perché gli interessi anche economici dei paesi cambiano a seconda della realtà industriale, in questo caso per esempio, da un lato all'altro, ma sono appunto convergenze contingenti che possono verificarsi o meno a seconda del tema. Ma una reale dimensione europea sul tema appunto industria automobilistica e impatto ambientale al momento non mi pare ci sia. Questa proposta cerca un po' di intervenire alla base di questa problematica qua, perché propone di riformare il sistema elettorale europeo, quindi per l'elezione dei cittadini, dei rappresentanti europei, introducendo gli elementi che effettivamente possono far parlare di una almeno iniziale dimensione politica europea che al momento non c'è, e lo fa con dei dettagli molto, molto, molto rilevanti. Ora vado ovviamente, andrò un po' per punti, però ripeto, questa pubblicazione che c'è anche in italiano di circa una meno di 20 pagine è abbastanza esaustiva su questo, quindi se vi interessa il tema potete recuperarlo. E cerca anche di dare una risposta a un altro dei problemi atavici del sistema politico europeo, che è quello dell'astensionismo. Se il cittadino vede il sistema decisionale europeo come qualcosa che è estraneo alle sue capacità di incidere poi concretamente sulle scelte, e soprattutto vede i suoi interessi in qualche modo estranei rispetto a quello che sono poi la percezione, quantomeno, che ha rispetto alle decisioni effettivamente attuate, evidentemente il coinvolgimento è molto basso. Ancora di più se l'idea che ho è quella che io vado a votare per le elezioni europee, ma in realtà devo fare una sorta di voto di testimonianza per l'una o l'altra forza politica nazionale. Il risultato è che, come sappiamo, con l'unica eccezione parziale delle ultime elezioni del 2019, dove la media europea è stata di poco meno del 50,1% circa, 50,95% del 2019, ma altrimenti per esempio nel 2014 la media europea era stata del 42,6% di partecipazione al voto. E quello è un altro problema, perché meno c'è partecipazione e affluenza reale alle elezioni, meno le scelte che verranno effettuate poi sono percepite come condivise. Poi il fatto di il discorso abbastanza populista, no? delle lobby europee di Bruxelles che decidono per noi e noi non possiamo fare niente, è ovviamente un discorso populista, ma che è facilitato dal fatto che poi il senso di appartenenza a questo strumento, a questo processo decisionale, viene minato alla base se poi a votare ci si va in pochi. Ora, cosa propone questa proposta del Parlamento europeo e del Consiglio, che è ancora ovviamente in divenire? Prima di tutto l'idea di facilitare e di incrementare un'informazione del sistema elettorale. Ci sono dei principi di base che sono validi per tutti i 27, a cui i sistemi elettorali dei singoli paesi devono rispondere, per esempio la base proporzionale, per cui non sarebbe fattibile introdurre un sistema più o meno prevalentemente maggioritario, proprio perché le elezioni europee devono principalmente cercare di riflettere quali sono le diversità di orientamento politico tra un paese e l'altro, tra una lista e l'altra, tra un partito e l'altro, e quindi i sistemi maggioritari in qualche modo comprimono un po' questo effetto, per esempio definendo quali siano le soglie massime utilizzabili di sbarramento, che possono in realtà effettivamente essere introdotte, ma che diciamo, non sono più lasciate alla discrezionalità dei singoli stati membri, per cui per esempio la soglia minima è fissata al 3,5% per i paesi con più di 60 seggi al Parlamento europeo, e che non possono eccedere il 5%, e in questa questo schema poi i singoli stati possono anche scegliere peraltro di non inserirne alcuna se lo ritengono opportuno, però questi sono un po' i paletti fissati. Uno dei punti centrali per quanto mi riguarda rispetto a questo discorso della dimensione europea è l'introduzione di un doppio circuito di circoscrizioni elettorali, ovvero accanto alle singole circoscrizioni elettorali nazionali, una per Stato membro, si prevede l'introduzione di una circoscrizione elettorale europea, valida per tutti gli Stati, per cui i cittadini avrebbero di fatto due voti
uno per la circoscrizione propria e uno per quella europea. In questa specifica circoscrizione europea verrebbero candidati, i singoli candidati sulla il gioco per ciascuno Stato membro, ma saranno i candidati che concorrono poi alla carica di Presidente della Commissione. Quindi una sorta di presa in carico e di legittimazione ulteriore del famoso metodo dello Spitzenkandidat, quello che aveva funzionato nel 2014 e che è stato disatteso nel 2019. Cito rapidamente perché attualmente non fosse noto, cioè l'idea che ci sia un candidato di punta del singolo partito europeo o famiglia o aggregato politico europeo, e quello o quella candidata che prende la maggior parte dei voti in questa specifica circoscrizione elettorale europea dovrebbe poi avere, diciamo, la chance per primo di formare una maggioranza a suo sostegno per diventare poi col voto del Parlamento il nuovo presidente o la nuova presidente di commissione, cosa che, come detto, non è sempre accaduto. Nel ultimo, per esempio, come sappiamo, Ursula von der Leyen non è neanche candidata, è stata presidente di commissione. Questo è un passaggio importante perché, di nuovo, ripeto, crea le condizioni perché si possa, quantomeno in questa specifica circoscrizione elettorale europea, parlare veramente di candidati europei, nel senso che il cittadino italiano, tedesco, francese, maltese va a votare per quello che ritiene sia opportuno essere il o la candidata che dovrebbe eventualmente diventare, a suo giudizio, presidente di commissione. E scardina un po' quell'immagine che sentivamo prima di accordi, diciamo, appunto sotto banco, poco trasparenti, con cui, diciamo, le elite europee, decidono di fatto chi diventa il nuovo presidente di commissione, al di là della volontà dei cittadini. Altro aspetto importante, l'idea che ci sia una giornata unica. Ora sentivamo che le prossime elezioni saranno tra il 6 e il 9 giugno, ma già questo crea un po' un problema, perché io vado a votare per esempio il 6 giugno, qualcun altro andrà a votare il 9, è vero che c'è il divieto di far circolare, diciamo, sondaggi o altro, però comunque il fatto che ci sia un appuntamento elettorale spalmato su 4-5 giorni non è che facili molto l'idea di un'appartenenza comune europea. E l'idea è quella di introdurre un unico da giorno per tutte le 27 Stati membri, eventualmente rendendolo anche giorno festivo se lo Stato nazionale lo ritiene opportuno, e eventualmente proponendo il 9 maggio, giorno dell'Europa, come giorno per le elezioni europee in tutti i 27 Stati membri, con l'obbligo di chiudere gli scrutini, di voto entro le 21 locali, anche qui per aggregare ulteriormente dal punto di vista concreto. Altro aspetto molto interessante che vado molto rapidamente, l'idea del diritto di voto. Al momento, diciamo, è un metodo limite all'età. Al momento c'è grande discrezionalità, come sappiamo, sui 27 alcuni paesi hanno già da tempo adottato il principio, per esempio, di portare a 16 anni, come in Austria, il diritto di voto, e quello vale in realtà in Austria per tutte le consultazioni, quindi non coincide con l'aggiungimento della maggiore età. La Germania ha deciso per le prossime europee di fare lo stesso, quindi porterà i cittadini tedeschi, potranno andare a votare al compimento del 16° anno entro il giorno del voto. E questo non è un provvedimento da poco, perché significa ampliare la base elettorale più di quanto non sia stato fino adesso, portando una fascia di cittadini che evidentemente, anche solo per ragioni anagrafiche, portano interessi diversi da quelli che sono quelli che, diciamo, della maggior parte dei cittadini europei, e cerca di facilitare anche qui di nuovo una maggiore partecipazione, dando voce concreta, dicendo ai cittadini europei, appunto, da 16 in poi, il vostro voto, avete possibilità di contare in qualche modo, perché comunque parliamo di qualche milione di persone per ogni singolo Stato membro. E sarà interessante vedere, per esempio, per quanto riguarda la Germania, che porta al voto circa 60 milioni di elettori, come questa apertura di una fascia d'età finora non disposti a una strada tra cui il voto, come questo impatterà sui risultati complessivi e quindi anche poi sulla rappresentanza tedesca in Europa.
diciamo che questa è una proposta comunque, cioè non sarà obbligatorio, nel senso poi i singoli stati valuteranno singolarmente. Altro aspetto, la facilità del voto. La proposta sottolinea, auspica che gli stati membri creino le condizioni perché tutti i cittadini europei possano esprimere il loro voto su tutto il territorio europeo. Questa è un'altra sorta di rivoluzione copernicana, perché io posso votare, in questo momento abbiamo sentito, io posso votare, non sono residente in Belgio, per i candidati belgi o per i candidati italiani, ma non è così facile, dipende molto dalla disponibilità dei singoli stati. Questa proposta invece impegna tutti i 27 a fare lo stesso per tutti gli stati, i cittadini europei, tutto il territorio, avvalendosi di vari strumenti, compresi per esempio quelli del voto a distanza, compreso il voto elettronico, o il voto per posta e quant'altro. Qui apriamo un capitolo complesso, perché il voto elettronico e il voto per posta, guardo il rappresentante della nostra diplomazia europea, sappiamo che per quanto riguarda, per esempio, banalmente, il voto degli italiani all'estero, ha presentato problematiche consistenti anche in termini di regolarità, per cui immaginare un voto elettronico, diciamo, o per posta, appunto, su tutto il territorio europeo, per quanto riguarda la gestione italiana, per esempio, avrebbe delle complicazioni su cui andrebbe, ovviamente, si dovrebbe lavorare molto in futuro. Ultimo aspetto, ecco, la creazione in questo sistema di doppia circoscrizione elettorale, la creazione di liste transnazionali in cui di fatto, direi, finalmente ci si svincola dalla singola dimensione nazionale, per cui partiti, famiglie politiche, iniziative, gruppi, ambiti elettorali, insomma, varie formalità, varie forme anzi di organizzazione, possono articolarsi su base transnazionale, finalmente mettendo insieme magari candidati e programmi che coinvolgano livelli nazionali diversi, e creando finalmente un po' forse i semi per questa dimensione politica europea che Habermas e Grimm lamentavano essere assente ormai quasi 20 anni fa. Che succede con questa proposta? Il Parlamento l'ha approvata, è al vaglio del Consiglio e evidentemente non ci sono le condizioni per poterla approvare in tempo per le prossime europee, come dicevamo, e si avvertono anche diverse resistenze, perché poi alcuni stati su questi aspetti, per un verso o per un altro, sono abbastanza negativi, quindi non è chiaro, non si sa se e come il Consiglio e quindi gli stati reagiranno. Un aspetto importante, perché come non sempre viene diciamo, sufficientemente sottolineato, è una proposta che potrebbe appunto non essere approvata, ma non necessariamente decadere alla fine della legislatura. Il Parlamento europeo ha gli strumenti giuridici per recuperare questa proposta anche nella prossima legislatura. È una questione di nuovo di volontà politica, quindi bisognerà vedere come il nuovo Parlamento si approccerà a questo tema e se e come vorrà diciamo in qualche modo continuare a implementarlo. Era uno dei temi, tra l'altro, della conferenza sul futuro dell'Europa, questa idea di unificare anche le procedure di espressione della volontà politica a livello europeo, non più solo nazionale. L'auspicio, diciamo, con cui concluderei, è che i soggetti, diciamo, portatori di interesse, a cominciare da noi cittadini, mantengano l'attenzione su questo, la speranza che poi appunto anche le istituzioni nazionali coinvolte non lasciano cadere questa che a mio parere è un'iniziativa veramente importante e concreta, perché produce effetti al di là delle tante consultazioni che ci sono state e ci devono continuare ad essere, quindi è un tema su cui la famosa appunto dimensione politica europea si sviluppa e mi auguro continuerà a lavorare anche nel prossimo futuro europeo e nazionale. E mi fermo.
io auspico anche io che venga in qualche modo recuperata dal futuro Parlamento europeo. La dimensione politica europea è un punto centrale e sappiamo bene che Edoardo Novelli l'ha studiata a lungo e molto da vicino attraverso proprio un'analisi delle campagne politiche europee. Quindi adesso do subito la parola a lui, chiederei al Consigliere se potete scambiarvi di posto così Edoardo può lavorare e muovere le slide. Edoardo, a te la parola. Allora, grazie a, ovviamente a chi mi ha invitato, appunto Raffaele, al Dipartimento di Scienze Politiche, a ragionare su questo, ovviamente al Jean Monnet, al Project Jean Monnet, per ragionare su questo aspetto. Ovviamente io mi muovo su un aspetto un po' differente. Innanzitutto, quando appunto si è detto si parlerà di cittadinanza europea e poi ulteriormente digitale, a me la cosa ha particolarmente lasciato un attimo perplesso, nel senso che ovviamente sono dei temi molto dinamici, molto in movimento, non così semplici da definire. Noi sappiamo appunto che già il concetto di cittadinanza di per sé si è evoluto nel corso del tempo. C'è stato prima la cittadinanza che riguardava i diritti civili, poi i diritti politici, poi ultimamente si è allargato il concetto di cittadinanza a includere anche i diritti sociali, quindi è qualcosa di che evolve. Se poi si parla di cittadinanza europea, abbiamo sentito prima appunto dal consigliere Andria come anche questo è un tema in divenire, innanzitutto è una cosa molto recente il concetto di cittadinanza europea, quindi con una serie di problemi giuridici, normativi da definire. Se poi a questo ulteriormente andiamo a metterci il concetto di digitale, apriamo ulteriormente un altro campo molto particolare, molto ampio, perché ovviamente nel momento in cui sono arrivati appunto gli strumenti digitali, che se ne accennava prima, si parlava appunto sia gli aspetti, se vogliamo, più deteriori, Cambridge Analytica, se vogliamo GPT adesso, o comunque i bot, tutte queste forme, se vogliamo, un po' alterate, se vogliamo, non lecite per certi versi, ma anche senza parlare di quello, di fatto nel momento in cui sono arrivati i social e c'è la possibilità di attingere appunto le nuove piattaforme di partecipazione, social eccetera, ha cambiato radicalmente, ha inciso moltissimo sulle espressioni stesse della democrazia, ridefinendo anche il concetto stesso di cittadinanza. È normale, in ambito diciamo sociologico si parla ormai da tempo di post-democrazia, si parla di democrazia ibrida, si parla di democrazia diretta grazie alle reti, e questo significa che c'è stato sostanzialmente una grande trasformazione di quelli che sono i repertori di azione della campagna elettorale, della propaganda politica, una trasformazione profonda dell'arena pubblica all'interno della quale si svolgono le campagne elettorali, quelle politiche, quelle nazionali, ma ovviamente quelle europee, visto che stiamo parlando del tema europeo, e addirittura si è giunto a parlare di una nuova figura, quella del cittadino monitorante. Cioè un cittadino che non è più attivo nelle piazze, che non è più attivo nei luoghi diciamo tradizionali, ma sostanzialmente sta sui social e agisce sulle varie piattaforme, una partecipazione molto più bassa, molto più limitata, ma alcuni dicono non per questo meno interessante e meno importante. Ci sono molti dubbi su una cosa del genere, però ci dà l'idea di come questo elemento si sta ridefinendo. Quindi io volevo provare un attimo a fare un percorso su come sulla cittadinanza a due diversi livelli. Uno, prima un aspetto, diciamo, un percorso di tipo qualitativo per vedere come cos'è la cittadinanza, quali sono i temi della cittadinanza digitale, quali sono gli immaginari, quali sono i simboli, se vogliamo. Quindi stiamo all'interno di un ambito, diciamo, più non giuridico e non normativo, ma più simbolico, più culturale, anche perché le campagne elettorali sono il precipitato
delle idee, dei progetti, delle prospettive, cioè la campagna elettorale è il momento in cui i partiti sostanzialmente comunicano quelli che sono gli elementi forti, gli elementi identitari, gli elementi culturali, gli elementi politici. Quindi è la storia delle campagne elettorali coi materiali prodotti dai partiti sono di fatto sono in grado di documentare le identità, la storia politica, le culture politiche che man mano si sono evolute nel corso del tempo. Ovviamente se noi pigliamo quella delle elezioni europee ci può raccontare molte cose. Quindi sia un aspetto inizialmente di tipo qualitativo, poi volevo farvi vedere due o tre cose per quanto riguardava l'aspetto quantitativo. Questa è di fatto l'home page del sito nostro dove abbiamo raccolto, monitoriamo le campagne elettorali europee. Abbiamo iniziato monitorando la campagna elettorale del 2014, poi quella del 2018 che era stata del 2019 che è stata finanziata questa ricerca del Parlamento europeo. Poi grazie a un progetto Jean Monnet abbiamo ampliato questa cosa, adesso stiamo raccogliendo i materiali di tutte le campagne elettorali europee, da quella del 1979 ad oggi. Al momento abbiamo, come vedete, 3.400 manifesti raccolti, 792 commercial, 11.000 social materiali prodotti sui social media, cioè Facebook sostanzialmente, 109 materiali realizzati da sulle riviste. Questo era il progetto, 28 paesi monitorati, 41 università coinvolte, 99 ricercatori che hanno partecipato a questo monitoraggio. Aspettate, no, volevo farvi vedere, scusate, ma c'è sempre, quando ci sono troppe cose. Volevo farvi vedere una prima parte sui simboli. Ragionare su quali sono i simboli, perché ovviamente c'è un problema di norme, le normative, ma c'è un problema di identità, cioè se non hai simboli è anche estremamente difficile riuscire a raccontare chi sei, è anche estremamente difficile riuscire a raccogliere un'identità o comunicare un'identità. Il primo simbolo ovviamente dell'Europa, ovviamente il problema c'è anche un altro aspetto, cioè che ovviamente la cittadinanza europea man mano è entrata in contrasto con le cittadinanze nazionali, cioè c'è chiaramente un contrasto tra quali sono gli elementi identitari dell'Europa e quali eventualmente sono gli elementi identitari delle singole nazioni, che hanno oltretutto storie, tradizioni, racconti molto più ampi e molto più diffusi. Il termine nazione è una comunità che coincide molto spesso con lo Stato, rappresenta un elemento simbolico molto, molto forte, che è basato su elementi storici, culturali, religiosi, etnici, che determina un inside e un outside, un noi e gli altri, che sono degli elementi centrali dell'identità collettiva. Ovviamente nel momento in cui si afferma un'identità nazionale tende a entrare in conflitto con quelle che sono le identità nazionali. Qual è il primo simbolo? Quindi ragioniamo di simboli. Qual è il primo simbolo tradizionale dell'Europa? Il simbolo è ovviamente quello del mito, appunto il mito fenice della principessa rapita da Zeus e trasformata in un toro. Ovviamente un simbolo forte, storico, però che ha poca valenza nel presente, poco utilizzabile in ambito politico, poco utilizzabile nel confronto politico. Infatti questo simbolo praticamente è quasi del tutto assente. Non lo troviamo, non viene utilizzato, troviamo due utilizzi che sono stati fatti all'interno di questi 3.500 manifesti di questo simbolo, perché è un simbolo che sostanzialmente non è un simbolo sul quale si può ridefinire l'identità della cittadinanza europea. Questo simbolo infatti viene meno. Il simbolo dell'Europa in compenso è un simbolo, è la bandiera fondamentalmente il simbolo principale, ma è un simbolo sostanzialmente molto giovane anche questo, un simbolo che ha poca storia, non è evidentemente sufficiente, non è comunque altrettanto sufficiente per creare l'elemento simbolico centrale, tant'è che la bandiera che appunto viene creata nel 55, poi viene approvata nell'83 per il Parlamento europeo e diventa l'elemento delle istituzioni solo nell'86, continua a essere unita con gli elementi nazionali. Qui abbiamo, in sinistra e destra, abbiamo due
esempi diversi, per quello di sinistra un manifesto polacco, una webcar polacca, quello destra e della Repubblica Ceca, dove però sia per la prima favorevole all'Europa sia la seconda contraria all'Europa, l'elemento fondamentale non è sufficiente, potremmo dire, la singola bandiera nazionale, la singola bandiera europea, cioè l'elemento forte è comunque la necessità di avere ancora la bandiera nazionale, il simbolo nazionale, tant'è che nel momento in cui si utilizza la bandiera europea per volerla rafforzare, per volerla appunto rendere più forte, più identitaria, viene addirittura stravolta e al posto della stella viene messo l'elemento del cuore identitario. Quali sono i simboli? Esistono dei simboli storici dell'Europa? Ecco, un simbolo esiste, che è stato molto utilizzato all'inizio soprattutto, ed è il veliero europeo. Questo simbolo è stato utilizzato soprattutto nei primi anni ed è interessante perché vediamo che in questi simboli abbiamo pochissimo la bandiera europea, qui la vediamo coperta dalla scritta, qui la vediamo minima, ma però è un simbolo forte, cioè l'idea era che le bandiere europee, cioè le vele europee, sono le vele che praticamente stanno guidando, stanno spingendo, stanno sostanzialmente portando avanti la nave europea, il progetto europeo. Però appunto i simboli sono quelli delle nazioni, sono ancora quelli identitari nazionali che sono forti, non sono ancora quelli della bandiera europea. Quando nasce questo simbolo, che è un simbolo molto forte che abbiamo visto in varie campagne? È curioso che è un simbolo non nuovo, ma è il simbolo che attinge al piano Marshall sostanzialmente. Non è un simbolo nuovo che viene creato, un simbolo che viene ripreso, viene riutilizzato, questo era il simbolo appunto del recovery plan del 47, dove ovviamente non c'era la bandiera europea, ma c'erano appunto le varie bandiere che sostanzialmente era il progetto e i finanziamenti degli Stati Uniti per la ricostruzione, però quello è il simbolo che viene utilizzato. L'Europa viene spinta, l'identità europea viene spinta dalle singole nazioni. Questo simbolo man mano si evolve, c'è un'evoluzione. Scusate, ancora una cosa, questo simbolo è talmente forte inizialmente che lo vediamo nel 1984, assistiamo che per la prima volta, ed è la prima volta che noi vediamo la stessa campagna fatta transnazionale, viene fatta dalla Democrazia Cristiana, viene fatta dai cristiandemocratici tedeschi. Cioè non c'era mai stata questo a proposito quanto di trovare dei simboli, delle identità, dei modelli anche transnazionali, in contesto in cui già all'epoca e poi continuamente le campagne elettorali si diceva erano sostanzialmente delle campagne elettorali nazionali, il tema europeo non era assolutamente rafforzato, erano praticamente delle doppio livelli di comunicazione tutte le campagne. Qui però vediamo che per la prima volta, ed è un unicum, poi verrà solo molti anni dopo, questo simbolo è in grado di essere un simbolo che può essere sovranazionale, cioè utilizzano esattamente lo stesso slogan e però non c'è di nuovo la bandiera europea. Questo simbolo man mano si evolve, perché poi anche i simboli si trasformano, e noi vediamo che questa, che è appunto la nave europea, che rappresenta quella nuova identità europea, man mano si evolve. Noi vediamo che andando avanti dal 2000 al 2019 vediamo che la nave cambia completamente di tipo di utilizzo. La nave non viene più utilizzata per rappresentare la partecipazione identitaria dei vari paesi, delle varie nazioni, ma unite in un progetto comunitario, ma vediamo che nel 2009 vediamo che la nave diventa esattamente l'opposto, inizia ad esserci la crisi all'Europa e la nave si sta schiantando contro l'isola, contro lo scoglio europeo, e in questa nave, questa del 2019, c'è di nuovo la nave, ma una nave nazionale, è una nave appunto di un progetto non europeo, non un progetto comune, ma esattamente l'opposto, riemerge l'elemento nazionale. E andando ulteriormente avanti, noi vediamo che nelle ultime campagne elettorali la nave cambia completamente significato, passa da quello che era il simbolo dell'Europa, qualcosa di comunitario, tutti insieme lavoriamo per, ma la nave viene ribaltata, c'è proprio, se vogliamo, una risemantizzazione del concetto della nave, la nave diventa tutt'altro, la nave diventa l'emblema dell'invasione, dell'immigrazione, dell'immigrazione, il tema, e la nave diventa esattamente l'opposto, è l'invasione, è l'occupazione, c'è il pericolo, quindi c'è esattamente un ribaltamento. Quindi noi vediamo che quello che era un simbolo, un modello, un elemento simbolico, viene completamente preso e viene assolutamente ribaltato. Non è l'unico questo, perché avviene anche da altre parti. Il tema dei confini
Se ne parlava prima, ne parlava il consigliere Adria, diceva inizialmente uno degli elementi forti, abbastanza in maniera generalizzata, questi sono tre manifesti dove tutto, comunque l'elemento fondamentale era superare le divisioni, superare i blocchi, cercare un allargamento dell'identità, cercare di ampliare la partecipazione dei paesi, dei vari paesi che partecipano, e vediamo esattamente questo elemento in tutti, sono ovviamente manifesti differenti, dove comunque il problema era cercare di abolire le divisioni, di allargare i confini, ampliare la partecipazione. Questo elemento dell'abolizione dei confini lo troviamo ancora nel 2019, ad esempio, questo era appunto il manifesto che dice i borders are so 80s, cioè l'idea che comunque i confini erano un elemento che era un limite, bisognava, l'Europa, diciamo il progetto europeo era proprio il superamento delle divisioni, e lo troviamo appunto a lungo, lo troviamo in molti manifesti tedeschi, manifesti portoghesi, comunque questo era il concetto, no? Abolire il confine. Improvvisamente, ovviamente, ci avviene, diciamo, a partire dal 2000, c'è un capovolgimento, c'è il confine elemento identitario. Addirittura inizialmente era appunto abolizione dei borders, e quindi si arrivava addirittura a il concetto di European citizenship, cioè un concetto di cittadinanza, e quindi confini, identità, partecipazione, eccetera. Però improvvisamente invece torna al border, torna al confine, che era esattamente quello che era stato abolito e che si diceva bisognava superare quella dimensione. Noi troviamo che tutta una serie di soggetti, tendenzialmente le forze centrodestra, le populiste, le forze, più soggetti più eurocritici, riemerge il concetto del confine. Quindi no border, no control. E quindi l'idea è quella assolutamente di riproporre il confine, riprodurre dei poteri. Lo troviamo assolutamente diffuso, lo troviamo qua appunto le dighe, troviamo i confini, troviamo le barriere, diventa assolutamente identitario. Quindi da questo punto di vista è interessante vedere l'aspetto da un punto di vista qualitativo, come alcuni simboli che erano originali, diciamo i simboli che rafforzavano l'elemento identitario europeo, il progetto europeo di unione, sono stati completamente stravolti e sono stati trasformati e sono utilizzati per assolutamente una immagine dei valori, dei contesti completamente differenti, e questa si estende ulteriormente. Quello che vi voglio far vedere velocemente adesso, alcune cose che riguardava la campagna elettorale, nel senso, se ci riusciamo, esatto, per più un discorso più di tipo quantitativo, la campagna elettorale, come si sta trasformando le campagne, si sono trasformate le campagne elettorali europee. Questa è la campagna del 2019, sono il monitoraggio che è stato fatto, abbiamo i dati qui, e vediamo che di tutti i paesi, adesso velocemente, l'elemento fondamentale è che noi abbiamo 400 partiti, 1000 manifesti, filmati, eccetera, ma abbiamo 11.000 contenuti social. Cioè la campagna elettorale del 2019 ha stravolto completamente quelli che sono le modalità e i tempi della campagna elettorale. Noi vediamo, qui vedete come sono diffusi, alcuni paesi dove i materiali elettorali sono molto più presenti, vedete Portogallo, Italia, Ungheria e Portogallo, più di 1000 materiali, e però vedete che estremamente non è omogenea la cosa, cioè i vari nazioni hanno tendenzialmente completamente differenti, cioè non c'è, la campagna elettorale non è diffusa in maniera uguale, ci sono delle profonde differenze nazionali tra un paese e l'altro. Questi sono i dati, questi sono qua sui temi, se il materiale, diciamo, delle campagne elettorali, quanti sono nazionali contenuti, quanti sono europei, o sono contenuti, diciamo, nazionali, o sono extraeuropei. Qui europei, vedete che il 36% dei materiali elettorali sono nazionali, i materiali europei sono solo il 20%, e però vedete come a livello dei diversi aree, diciamo Sud Europa, Est Europa, West Europa e Nord Europa, abbiamo delle
differenti. L'elemento nazionale nel sud, i contenuti nazionali sono assolutamente prevalenti rispetto all'altri. Questo riguarda diciamo l'atteggiamento nei confronti dell'Europa, se c'è un atteggiamento positivo, negativo o neutrale. Vado velocemente per vedere le differenze, no? Comunque gli elementi positivi nei confronti dell'Europa, gli elementi altamente positivi, gli elementi positivi, gli elementi negativi o gli negativi fortemente negativi, quindi c'è una disomogeneità tra i vari paesi, lo vediamo tra l'altro nell'Inghilterra, qui che ovviamente dove c'era la campagna ovviamente contro per il Brexit, quindi assolutamente contraria all'Europa, quindi un giudizio negativo. Questi sono i temi, il tema europei, dove il tema europeo è centrale, poi ci sono i valori, l'economia, il sociale, il lavoro, l'ambiente, questo generale. Se noi questi elementi si divide per le quattro aree geografiche, vediamo assolutamente differente. Noi vediamo come nell'Est Europa il tema dell'ambiente è un tema assolutamente centrale, nel Nord Europa il tema europea, il nome, l'aspetto appunto dell'ambiente è centrale, mentre nel Sud Europa assolutamente non è un elemento centrale. Probabilmente la prossima campagna sarà appunto sarà uno dei temi principali. Questo è il tema della personalizzazione, ma vi levo ancora l'ultima cosa, vi faccio vedere una cosa. Questo per quanto riguarda i materiali social che sono stati diffusi. Sud Europa, Est Europa, Nord è contenuta. Questi erano gli account che abbiamo monitorati, questi sono i poster e questi sono quantità di materiali che sono stati fatti durante la campagna elettorale. Quindi c'è una totale disomogeneità. Noi abbiamo per le nazioni, l'Italia aveva nelle quattro settimane della campagna elettorale ha prodotto 3.821 contenuti sui social, il Portogallo 1.900, la Grecia 1.200, l'Inghilterra 1.200. Quindi vedete, c'è l'elemento sociale, quando diciamo appunto l'elemento dei social che vengono utilizzati, non è assolutamente omogeneo, è assolutamente nel sud Europa e in alcune aree. Ci sono delle aree dove appunto sono molto più utilizzati i social rispetto agli altri paesi. Guardate l'Italia, Portogallo, Grecia, Inghilterra, Francia, Inghilterra. C'è assolutamente un maggiore utilizzo degli strumenti social e Facebook, degli elementi utilizzati dalle campagne elettorali dei partiti, e non è omogenea. E se noi vediamo, quindi è alcune in Sud Europa, dove ovviamente ci sono alcune forze politiche che sanno utilizzare questi strumenti e questi strumenti influenzano notevolmente sulla campagna elettorale e sui contenuti, e poi andiamo a vedere quali sono le forze politiche principali. Sono ovviamente le famiglie politiche, i gruppi politici, che sono appunto alcune famiglie, quelle appunto diciamo contrarie all'Europa, sono quelle isolate, quelle contro l'immigrazione, l'utilizzo di quei soci. Quindi tutti questi elementi sono ovviamente, non è i social, sono più utilizzati da alcune aree politiche che sono assolutamente più forti e più capaci di utilizzare questi strumenti. Quindi i contenuti e la capacità di utilizzare questi social è molto più forte da quelle parti, da parte loro rispetto alle altre. Quindi vedete i Movimenti 5 Stelle, l'Ungheria, l'Inghilterra. Quindi non c'è assolutamente la campagna elettorale non è omogenea, ci sono alcune forze che hanno una grande forza nell'utilizzare questi strumenti nelle campagne elettorali, e ovviamente il fatto di poterizzare questi strumenti gli permette di avere una forza molto maggiore rispetto agli altri campagni, gli altri soggetti. Questo ovviamente sono alcune cose molto diffuse, così generiche, di queste campagne che abbiamo analizzato, di queste campagne. La cosa che è interessante, che secondo me sarebbe da vedere, è che l'Europa e il Parlamento sono molto poco interessati a monitorare le campagne elettorali.
è stato, noi avevamo previsto, ne avevamo parlato l'altro giorno di farlo una volta, ne avevamo parlato di presentare un progetto per il monitoraggio della prossima campagna elettorale, ma sono state cambiate le norme con cui vengono fatti questi progetti per poter partecipare, quindi il Parlamento europeo non finanzia più dei progetti che prevedono il monitoraggio delle campagne elettorali di tutti i paesi. Quindi hanno diviso, non si capisce perché, c'è un blocco, quindi è possibile, ogni soggetto può monitorare solo 5 paesi e quindi è impossibile fare uno studio sulle campagne elettorali, sui contenuti, l'uso dei social, l'utilizzo dei nuovi strumenti in maniera, diciamo, trasversale tra i vari paesi e tra i vari soggetti. E purtroppo questo è un peccato, perché ovviamente questo tipo di questo materiale diacronicamente e di come contenuti permette una visione più generale delle trasformazioni profonde delle campagne elettorali europee e anche dell'identità europea, come si sta evolvendo e quali sono i contenuti. Grazie Edoardo Novelli, è sempre interessante ascoltarlo e queste analisi così raffinate e anche così per me colorate, che danno anche una vicinanza con le l'agone politico. Devo dire che effettivamente anche ridurre la possibilità di fare ricerca non può che non facilitare la creazione di una dimensione politica europea, e quindi non so perché poi il Parlamento abbia fatto questa scelta limitativa, che invece ci consentirebbe di analizzare e forse di capire meglio perché non c'è un messaggio politico e una dimensione politica reale. Adesso da un'analisi così sociale, sociologica del tema, ritorniamo sui profili giuridici con Fabio Raspadori, che ci parlerà un po' del, se vogliamo, del contraltare giuridico della dimensione politica, cioè della sovranità, se non ho inteso male il tema di cui volevi in qualche modo parlare. Però do subito la parola a Fabio, che ce ne parla, e così lo ascoltiamo con piacere. Hai delle slide? No, non mi sembra. Anzitutto non sarà un intervento prettamente giuridico, vi rassicuro, essendo anche l'ultimo e anche il più difficile, nel senso che, come ben sapete, l'attenzione tendenzialmente a proposito di grafici cala man mano che il tempo passa. Io, trovandomi come ultimo relatore, cercherò di fare il mio meglio. Il processo di integrazione europea, per quel che riguarda la partecipazione, in particolare dei cittadini, si è sempre trovato in difficoltà. Si è trovato in difficoltà nel passato, si trova in difficoltà anche oggi, anzi, forse oggi si trova ancora di più, e la relazione del professor Novelli che mi ha preceduto in parte lo ha già, diciamo, dimostrato. In realtà all'inizio del processo di integrazione il problema della partecipazione non si poneva. Negli anni 50, 60, 70, quella che noi oggi chiamiamo l'Unione Europea era chiamata o CE o anche più facilmente MEC, Mercato Comune Europeo. C'è un famoso film con Alberto Sordi in cui, per metterlo in difficoltà, il dentone... La commissione, lui voleva partecipare, voleva diventare giornalista, no? Voleva entrare alla RAI, però ha sti denti molto lunghi, no? Quindi cercano di metterlo in difficoltà perché non era bello, si diceva, vederlo, però era una discriminazione non farlo passare per questi denti. Quindi per metterlo in difficoltà gli danno un tema sul MEC, che era considerato una cosa difficilissima. Lui ovviamente riesce benissimo, citazioni in inglese, francese, tedesco, anche arabo addirittura. Oh, quindi questione tipo l'Organizzazione Mondiale del Commercio oggi, no? Se ne occupano diplomatici e pochi più, pochissimi tra l'altro, conoscono veramente come funziona quel sistema, complicatissimo. Oh, le cose incominciano a cambiare quando, negli anni '80, grazie a Altiero Spinelli, che mi fa piacere ricordarlo oggi, perché oggi, il 2023, ricorrono gli 80 anni dalla fondazione del Movimento Federalista Europeo, di cui io faccio parte. Già prima degli anni 80 Spinelli aveva fatto grandi cose per l'Europa Unita. Nell'84 presenta e gli approvano
il trattato sull'Unione Europea, il progetto di trattato sull'Unione Europea, un progetto di trattato che era una bozza di trattato, ovviamente il Parlamento allora non contava niente, però si capisce che il vento sta cambiando, anche perché già nel 79 le elezioni del Parlamento Europeo ci vedono noi cittadini partecipare direttamente, ancora non come cittadini ma come elettori sì. Quindi Spinelli si fa forza e dice bene, proviamoci a dare questa spallata e propone questo trattato sull'Unione Europea. Trattato sull'Unione Europea che in realtà non ha buona sorte, ma si capisce allora che bisogna occuparsi di questo problema della distanza con i cittadini e si dà, in genere quando c'è un problema cosa si fa? Si crea un comitato, no? Si crea il comitato Adonnino, un giurista italiano che si inventa un sacco di belle cose, i giochi senza frontiere che partono effettivamente per un periodo con cui siamo cresciuti, poi purtroppo l'hanno sospeso, una lotteria europea, quella buona idea però non è andata in porto, e la cittadinanza europea, no? Fu lui il primo a proporla. No, non gliela approvano all'inizio perché l'atto unico europeo, che è il primo trattato di revisione dei trattati istitutivi, non la prevede, si aspetterà Maastricht per introdurla. Perché Adornino dice bisogna occuparsi di questi cittadini, perché se vogliamo far sì che davvero questa integrazione non sia il MEC difficile del dentone, ma diventi un qualche cosa che poi davvero i cittadini vanno a votare, ci credono, partecipano, si rendono conto che è un qualcosa di serio e di sempre più serio man mano che viviamo in un mondo sempre più globalizzato, bisogna riuscire a parlare a questi cittadini e fare in modo di ascoltare pure quello che dicono i cittadini. Ci si è riusciti? No, no, purtroppo no. Adesso voglio neanche dire grande illusione, una certa illusione si è avuta con la conferenza sul futuro dell'Europa che è stata citata da Andrea De Petris. Perché dico un'illusione? Non so quanti di voi hanno seguito questo processo, la conferenza sul futuro dell'Europa, penso non in tanti in realtà, nonostante sia stato qualcosa di davvero storico, da un punto di vista sociologico, politologico, è un esperimento unico nella storia dell'umanità. Si sono prese 800 persone in Europa, mezzo miliardo più o meno che siamo, secondo criteri statistici raffinati, corretti, quindi un po' di anziani, un po' di donne, un po' di giovani, un po' di dirigenti, un po' di disoccupati, ovviamente tanti tedeschi, un po' meno maltesi, italiani, francesi, e lì si è messi dentro delle stanze a discutere per circa un anno, divisi in quattro gruppi tematici. E già questa è una cosa grossa, no? Come compito cosa avevano? Pensare al futuro dell'Europa. Ci si aspettava che da lì fossero uscissero delle proposte interessanti. Naturalmente non è che sono stati lasciati soli questi 800, perché sono stati affiancati da esperti, da parlamentari europei, da rappresentanti anche dei paesi membri, poi anche della Commissione. Alcuni dicono sì, dei numeri eccezionali ha fatto questa conferenza. Io ne ricordo così alcuni: 700 e rotti mila partecipanti, quasi 7000 eventi in tutta Europa, 50.000 partecipanti su piattaforma. Perché a proposito di mondo digitale, un'altra cosa notevole che è stata realizzata con questa conferenza è creare una piattaforma digitale aperta al mondo intero, non soltanto all'Europa. Chiunque poteva entrare, poteva partecipare, poteva dire la sua, poteva commentare idee degli altri. 700.000, diciamo alla fine. Facciamo 800.000 come partecipanti in generale. Ora, 800.000 è un numero davvero rappresentativo, politicamente rilevante, su quasi mezzo miliardo che siamo? No, non lo è, non lo è. Poi tra l'altro 700.000, io ho partecipato almeno 20 volte a queste varie scatole, no? Quindi immagino che come me tanti altri europeisti, eurofanatici, ecco, li si ritrova tante tante volte, appunto. Quindi che se c'è 700.000, 800.000, forse un po' meno.
Quindi ci si prova, ma ahimè c'è grande difficoltà di riuscirci a ascoltare i cittadini e farsi ascoltare poi da cittadini. L'Unione Europea ci si mette di buona volontà, in realtà, anche qui immagino, ecco, siano pochissimi che conoscono la piattaforma di La Tua. Adesso non faccio il sondaggio, ma adesso, a parte chi se ne occupa, diciamo, per mestiere, ma gli altri, guardo in particolare i ragazzi, dubito fortemente che abbiano mai sentito dire cos'è questa piattaforma di La Tua. È una piattaforma che qualche anno fa è stata lanciata, poi è stata ristrutturata 2 anni fa, ed è la piattaforma unica attraverso la quale tutti i cittadini europei possono partecipare a consultazioni, possono presentare dei commenti riguardo proposte legislative e normative a diversi livelli presentate dalla Commissione. Adesso non vi sto a tediare con i numeri, ma quei 700.000 calano drasticamente come partecipanti a questa piattaforma, nonostante la Commissione europea, che è il motore che c'è dietro, cerchi disperatamente di coinvolgere, di far arrivare attraverso le reti che la Commissione ha sul territorio. Tra queste, non so se ce l'avete anche voi qui, un EDIC o un... Ecco, voi siete centro di documentazione o EDIC? Noi siamo un po' particolari, perché siamo entrambi. Entrambi, ecco. Ecco. Oh, quindi, ansia di accumulazione. In Italia ce ne sono circa una cinquantina di Europe Direct e altrettanti centri di documentazione, poi appunto come voi, alcuni addirittura esagerano, e lo stesso più o meno nel resto dei paesi europei, diciamo in proporzione. Ciò nonostante, i cittadini non sanno che esistono, o raramente sanno che esistono questi centri, una volta venivano chiamate antenne. Però questa dimostrazione di come ci provi, no, la Commissione, di entrare in contatto con noi. Il fatto che non ci riesca è abbastanza evidente. Oltre a questi numeri, io sono andato un po' a curiosare, no, su internet, e ho scoperto che l'uovo di Instagram, non so chi di voi ne ha conoscenza, no, fecero questo esperimento, mi sembra l'anno scorso, 2 anni fa, per vedere quanto si riuscissero facilmente a coinvolgere gli utenti di Instagram. Nel giro di un weekend, di 2 giorni, sabato e domenica, questo uovo, che poi non si sapeva cosa volesse dire questo uovo, no? Perché si utilizzasse l'uovo, però l'uovo ha ottenuto 18 milioni di like, solo perché proposto su Instagram. 18 milioni che poi sono trasformati, leggo, in 30, 40, 50, e non finisce più di avere like l'uovo. Non altrettanto, ahimè, l'Unione Europea e i suoi piccoli ovettini che cerca di coltivare in qualche modo. Perché queste difficoltà? Perché queste difficoltà che si sposano poi, secondo me, anche con un fenomeno politico che in parte è stato già richiamato, no? Sempre da Novelli. Ora, è vero che il trend del, sempre dimostra la difficoltà della partecipazione, no? Che il trend degli elettori per il Parlamento europeo ha avuto un'inversione positiva dal 2014 al 2019. Però, se ricordiamo che la prima volta che si andò a votare nel lontano 79 era il 62%, il fatto che si sia oggi al 50 comunque segna un'inversione, ma lieve, di tendenza. E se poi andiamo a guardare ancora meglio, quella spinta ad andare al voto è dovuta soprattutto dagli euroscettici. I due gruppi politici al Parlamento europeo, cosiddetti euroscettici, i conservatori e i riformisti, e proprio gli euroscettici fino in fondo, Identità e Democrazia, sono passati insieme da un 15,71% a un 18,86%, quindi più del 3%. Non c'è stato quello sfondamento che si temeva, ma comunque c'è stato un rafforzamento dei partiti euroscettici. E ahimè, questo scetticismo, politicamente parlando, c'è il pericolo che torni ancora più forte alle prossime elezioni del 2019. Se pensiamo ad esempio che Alternative für Deutschland è attualmente è dato come il terzo partito sopra i Verdi, che invece ebbero un grosso exploit alle elezioni del 2019.
In Francia Macron attualmente ha il 28% del consenso, che corrisponde a un 72% di persone che non lo possono vedere dopo la riforma delle pensioni, e questo fa sorridere molto la Le Pen, pensando al 2024, alle elezioni del prossimo 9 di maggio. Per non parlare dell'Italia, lasciamo perdere, ecco, perché siamo in Italia. Anche in Spagna le cose non è che vadano bene, no? Vox è al 15%, Vox. Attualmente sono dati che ho tratto da politico.eu, che consiglio soprattutto i ragazzi, se volete avere un'idea di come funziona la politica a livello europeo, ecco, politico.eu, a proposito di partecipazione digitale, è una buona fonte. E potremmo continuare, Visegrad è viva. A Visegrad, a proposito di visione non convinta su un europeismo dinamico, aggiungiamo oggi la nuova Lega Anseatica, formata dai partiti della vecchia Lega Anseatica, che adesso Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Svezia, Paesi Baltici e Irlanda, che hanno una visione, diciamo, decisamente legata più agli interessi nazionali che non agli interessi comuni. E quindi anche questo non è un segnale positivo guardando al futuro politico dell'Europa Unita. Oh, dicevo, perché tutto questo? Come mai tutto questo? Oh, ovviamente soprattutto i sociologi e politologi hanno una batteria di risposte, no, da fornire al perché. Io vi dico la mia, sono un umile giurista. La parola penso che riassume tutte le motivazioni, secondo me, è paura. Paura rispetto a cosa? Paura rispetto anzitutto alla globalizzazione. La globalizzazione che è stata una delle globalizzazioni in chiave europea, che contiene anche l'immigrazione, che è stata una delle principali frecce all'arco del Leave britannico. C'è un bel libro di un economista che insegna alla Bocconi, Ottaviano, il sovranismo, la geografia del sovranismo, dove lui dimostra bene, relativamente alla Gran Bretagna, di come hanno fatto a vincere, seppur di poco, i sostenitori del Leave rispetto al Remain, battendo soprattutto alla difficoltà in cui si trovavano aree non metropolitane inglesi a causa della globalizzazione, che è stata venduta, la globalizzazione neoliberale, come figlia dell'Unione Europea, spinta dall'Unione Europea, e da qui l'odio per l'Unione Europea. La transizione digitale, no? Adesso a alcuni può sembrare cosa buona, ma la transizione digitale vuol dire anche intelligenza artificiale, che oggi ci viene raccontata come, addirittura leggevo, chi è che l'ha detto recentemente, l'intelligenza artificiale può portare all'estinzione. Sam Altman, il CEO di OpenAI, che è la proprietaria di ChatGPT. Quindi i poveri cittadini, no, di fronte, Elon Musk l'ha preceduto con una dichiarazione più o meno simile, no? Cioè, i poveri cittadini di fronte a chi produce l'intelligenza artificiale, che ti dice questa, attenzione, vi farà estinguere, e l'Unione Europea che promuove la transizione digitale fa uno più uno e dice qui, attenzione, l'Unione Europea ci vuole far estinguere, allora contribuisce a far estinguerci. E da ultimo anche la transizione verde, che a parole tutti riteniamo essere cosa buona, indispensabile, super necessaria. Quando però mettiamo la mano al portafogli, ecco, vediamo che il discorso cambia, no? E in Italia è particolarmente evidente, se pensiamo, a proposito, delle macchine elettriche o la transizione degli edifici da eco-inquinanti a sostenibili da un punto di vista della produzione della CO2, no? Che è l'obiettivo da raggiungere nel 2007, 2030, 2036, 2050. Come fare a risolvere questa paura? Come fare a superare questa paura? Bisognerebbe raccontare le cose come stanno, no? Spiegare che la transizione digitale è inesorabile, e proprio se governata come prova a fare l'Unione Europea, a metà giugno dovrebbe andare in discussione, in voto al Parlamento Europeo, il principale regolamento
che dovrebbe disciplinare l'intelligenza artificiale, ecco, governarla adeguatamente o comunque provare a governarla, l'intelligenza artificiale è un modo per cercare di ottenere i vantaggi che sicuramente sono collegati a una transizione digitale e allontanare gli svantaggi ed i pericoli. Lasciarla a se stessa è la cosa peggiore che si possa fare, e se gli stati opereranno da soli non potranno gestirla l'intelligenza artificiale. L'unico modo in cui è possibile forse gestirla è avendo delle regole globali che l'Europa è in grado di proporre, viste le sue dimensioni, vista la sua forza. Google si adegua nelle proprie linee guida, nelle proprie strategie anche commerciali sul mercato europeo, perché noi siamo i principali destinatari di Google dal punto di vista proprio del mercato degli utenti, non gli Stati Uniti, non la Russia, non la Cina, ma l'Europa, così come altri grandi imprenditori non solo del digitale ma di qualsiasi altro bene, prodotto e servizio, perché l'Unione Europea, intesa come aggregato di paesi membri, è il principale mercato dei consumi al mondo. E questo è stato ben spiegato dalla collega della Columbia University, Bradford, avvia il cosiddetto Brussels effect, ossia a quell'effetto che porta spontaneamente gli operatori economici ad adeguarsi alle normative europee anche se operano in paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Per avere la convenienza di garantirsi il mercato europeo si adeguano alle norme europee, alle norme, ai principi, ai criteri, cosa che fanno soprattutto gli imprenditori del digitale. Però bisogna spiegarlo, bisogna essere in grado di dirlo, bisogna essere in grado di raccontarlo, bisogna avere voce tale da farsi ascoltare. L'Unione Europea non ce l'ha. Io mi occupo da tanti anni di comunicazione europea. Sapete quanto spende l'Unione Europea nel suo budget per la comunicazione europea? Lo 0,1% del suo budget, che è ridicolo, che è l'1% dei budget aggregati, dei prodotti nazionali lordi aggregati, lo 0,1%, che soprattutto poi va a finanziare che cosa in realtà? La rappresentanza in Italia della Commissione e noi, CDE e gli EDIC, che sapete bene quanti pochi soldi ci arrivino, ai CDE non arriva niente, no? Però se voi pensate lo 0,1% dell'1%, di cui l'80% va a finanziare la struttura di comunicazione, alla vera comunicazione resta il 20% dello 0,00, che sarebbe lo 0,0001. Comunica poco, comunica male e spesso in maniera autoreferenziale, no? Adesso non approfondiamo l'argomento. Oh, si potrebbero fare tante cose, ma soprattutto dovrebbero essere gli stati, no? A fare tante cose, perché hanno i soldi e perché hanno la presa sui cittadini, no? Però bisognerebbe convincerli, ci vorrebbero quei partiti europei che non esistono, una mano potrebbe darlo il sistema elettorale riformato che non ci sarà nel 2024. Io sono un po' critico anche di quella proposta, sono cose che mancano, ad esempio per quel che riguarda le campagne elettorali, che sono fondamentali, no? Dice per quale motivo pochissimo, però, cioè come si spendono i soldi, i manifesti, come utilizzi o meno internet, non se ne parla lì in quella proposta, no? Eppure quella è la sostanza delle campagne elettorali. Poi benissimo, secondo me, quella quota di 28 eletti sul piano paneuropeo va benissimo, dovrebbero essere anche di più, però bisogna vedere poi come ci si arriva ad eleggerli, perché se poi le campagne elettorali sono libere è probabile che vincano i soliti, no? Però il discorso adesso, secondo me ci potrebbe essere questo rischio, però ecco, poi magari ne parliamo successivamente. E poi da ultimo, e qui finisco, le università. Qui diciamo, spezzo una lancia a nostro favore. Di diritto dell'Unione Europea se ne parla un po' a scienze politiche, a giurisprudenza, a economia spesso non c'è l'insegnamento del diritto dell'Unione Europea. Se poi dall'università passiamo alle scuole, lasciamo perdere, no? Non c'è nessuna circolare ministeriale che impone che almeno 10 ore all'anno il tema Unione Europea, integrazione europea, storia dell'integrazione europea venga trattata nelle scuole. E invece è necessario, secondo me, è vitale per la democrazia, perché non so chi è che lo diceva, giustamente. L'Unione Europea oggi decide cose fondamentali per la nostra vita, per il nostro futuro. Noi
battiamo i piedi, recalcitriamo, ma alla fine anche noi nel 2030 dovremo portare tutti gli edifici, a partire dagli edifici pubblici nel 2027, ad essere vicini a zero come produzione di CO2. No, e questo non l'abbiamo deciso noi, ma l'ha deciso il Parlamento europeo e il Consiglio. Quindi è importantissimo, per non dire le macchine, per non dire i prodotti che mangiamo e mille altre cose. Il fatto che i cittadini non ne sappiano niente e che siano in pasto alla propaganda digitale è una cosa inaccettabile, secondo me, dal punto di vista della democrazia, se vogliamo dare un senso, no, reale alla democrazia. Quindi chiudo con la speranza, ecco, che momenti come questi possano andare, insomma, a favore di una maggiore visibilità, comunicazione e anche insegnamento e formazione sull'Unione Europea. Grazie all'amico, al collega Fabio Raspadori. Per non lasciarci proprio con l'amaro in bocca, vogliamo dire che il nostro modulo Jamon ha cercato di portare, di lanciare un piccolo semino, evidentemente, in questa landa di poca comunicazione. Adesso, a dimostrazione che, contrariamente a quanto possa apparire, noi teniamo moltissimo alla gender equality, e lo voglio, dove vai Cristiano? Vieni qua. Posso la sedia senza farvi spostare? Sì. Adesso, no, vieni qui al centro, vieni qua, al centro Cristiano. Non me ne voglia l'amico Luca Germano, con cui condividiamo sempre il modulo, ma per il dibattito do la parola a Cristiana, che farà gli onori di casa in mia. Grazie Raffaele. Allora, intanto grazie a tutti i relatori per aver accettato l'invito ad essere qui oggi e poi per aver così sapientemente contribuito alla conferenza finale con dei contributi che assolutamente si completano, si sono completati in maniera eccellente tra di loro. Non abbiamo tantissimo tempo per il dibattito, io avevo insieme a Luca Germano qualche domanda, ma ovviamente lascio aperto il microfono a tutti gli studenti e le studentesse che sono qui per sapere se ci sono dei particolari argomenti che volete sottoporre in termini di quesito ai nostri relatori, invitando magari a partire anche da Claudio Di Maio e Alessandra Coppola l'apertura di questi eventuali set di domande. Ripeto, non abbiamo tantissimo tempo, io non sono così polite come Raffaele, ma in genere sono abbastanza stringente. Claudio e Alessandra, avete qualche considerazione? Poi io vorrei rompo il ghiaccio. Se... alzata di mano, vi vedo. No, credo di no. Ci sentono. Allora, Claudio e Alessandra, andate. Così, diciamo, sperando di dare più animo anche agli studenti. Allora, una domanda per il professor Novelli e uno del professor Spadori, ma ovviamente sentitevi liberi di rispondere più gli altri se volete. La prima va evidentemente sui simboli. Mi ha molto incuriosito, io sono un follower, come si dice oggi, dei vostri studi. E sinceramente ammirato, però volevo sapere un'idea che mi dava quel dato del fatto che in alcuni paesi si utilizzasse molto di più la comunicazione social rispetto alla comunicazione, sì, quella tradizionale, se questo per esempio, esatto, potesse avere una derivazione dovuta al fatto della tardiva progettazione di una campagna elettorale per le europee. Mi riferisco ovviamente alla poca presenza, come tra l'altro faceva notare anche il professor Spadori, del dibattito europeo, esatto, in tempi di campagna elettorale. Io ne ho seguite non moltissime, purtroppo anche per questioni di età, però insomma quelle che ricordo, non ricordo un grandissimo dibattito elettorale sull'Unione Europea. E vado velocemente anche all'altro quesito per il professor Spadori. Lei ha scritto, lo dico anche al beneficio dei ragazzi e delle ragazze, un bellissimo articolo sull'incidenza delle piattaforme digitali, quindi anche Be Your Say, nella partecipazione politica del cittadino europeo. Ecco, noi ci interroghiamo in prima persona, come anche facenti parte della rete di comunicazione, su come la comunicazione può migliorare. Ma è anche forse un problema, evidentemente non solo politico e giuridico, del fatto che si cerca poco
notizia di approfondimento dell'Unione Europea, cioè che si percepisca sempre come un'impostazione dall'alto. E se mi permettete, Alessandra, anche tu hai un commento, una domanda? Sì, così le raccogliamo e intanto facciamo una prima, un primo set. Perfetto. Citato dal prof. È importante, sì, ha citato il professore, un po' per richiamare quello che è stato detto anche alla fine, no? Questo progetto ha cercato di mettere insieme l'Accademia con la società civile, con i giovani. Noi siamo un'associazione che lavora nell'ambito del settore gioventù e quindi con il pubblico che deve poter beneficiare, no? delle iniziative europee e dei fondi europei. Allora, riascoltando un po' tutti gli interventi, ho pensato, però che bella questa cosa di dibattere dell'abbassamento dell'età elettorale, no? Ai 10 anni, no? Per poter parlare di una maggiore inclusione dei giovani, una maggiore rappresentatività dei giovani, esatto, nell'ambito europeo. Ho pensato che l'Europa è un po' schizofrenica in questa sua, diciamo, azione, perché io l'Europa del 2019 ero a Bruxelles e ho fatto una dimostrazione a Bruxelles davanti al Parlamento perché non ho potuto votare. Perché io ero a Bruxelles come operatore socio-educativa con un gruppo di giovani che stavano partecipando al progetto Erasmus di breve durata. Quindi i giovani che partecipano ad un Erasmus di breve durata, quindi non un Erasmus studio di 6 mesi, di un anno, che si possono registrare in paese ospitante e chiedere di votare dall'estero, non hanno la chance. I giovani che vengono spinti con tutte le forze dall'Europa a andare in mobilità per costruire la cittadinanza europea, quei giovani che hanno 16 anni non potranno votare alle elezioni perché magari staranno facendo un progetto di mobilità. Questo perché, come è stato detto prima, il voto per posta o il voto digitale è difficile da gestire. È critico. Allora, non è vero che il voto digitale è difficile da gestire, è ben una decisione politica. Perché se io, che stavo in Sud America, ho potuto firmare un documento valido in Italia con la mia firma digitale, con il mio SPID, con la posta elettronica certificata, che adesso è un modello esportato in Europa, la posta elettronica certificata europea, no? È fatta sul modello dell'Italia, allora non è vero che non c'è un sistema certo per il voto digitale all'estero. Ebbene, una riflessione rispetto alla volontà politica. Non soltanto tecnica, ma anche politica. Esatto, quindi non è tecnicamente infattibile, è politicamente infattibile. Ok, ok. Posso fare una cosa? Questa è una domanda anche per il consigliere. Esatto. Adesso Tommaso. Sì. Esatto, adesso lo... Infatti, ok. Rispetto ai giovani, okay, che però sono quelli che, ecco, mi hai anticipato la domanda che avrei fatto, ma sentiamo anche il prof Germano e poi se... Come la mettiamo con il silenzio elettorale digitale delle vostre elezioni? Cioè, nelle elezioni prescorse è stato osservato che non è stato rispettato il silenzio elettorale sui social media, poiché non era mai stata regolata. Una regolamentazione. Questo ha influito molto. Esatto, in quello che diceva il prof prima. Sarà o non sarà regolato questo? Ok. Questa è la società civile che si fa sentire in maniera... Osservate o non osservate le campagne elettorali europee fatte dalla società civile, quindi anche le tante campagne, quelle che promuovono la partecipazione al voto e non un sempre... È una filiera campagne difficile. Ad esempio, noi abbiamo fatto due campagne per le scorse elezioni. Una era per andare a votare, okay, quindi l'altra era per votare senza odio, cioè non andare a votare basandosi su, cioè saper analizzare i programmi politici e individuare quelli che sono maggiormente, diciamo, basati su sentimenti, no? Di narrazioni d'odio. Questo è il nostro tema. Okay. Quindi vengono monitorate, studiate, analizzate questo tipo di campagne. In che modo? Lo chiediamo al prof. Prof Germano. Allora, io avevo solo una cosa rispetto al fatto che noi abbiamo il voto degli italiani all'estero, fatto per posta, che non funziona, con gravissimi problemi di gestione, e lo abbiamo visto con diciamo, indagini giornalistiche che sono emerse. Poi però abbiamo i nostri studenti fuori sede che per le politiche, per le amministrative non possono votare. Il che è abbastanza indicativo di come questa sia effettivamente una posizione politica
è facile organizzare un voto elettronico rispetto molto di più di quanto possa essere organizzato un voto per posta. Esattamente. Questo infatti era anche un'osservazione rispetto alla posizione. Allora, intanto Claudio lo vedo, sì, lo vedo lì e rientra. E c'è qualche altra domanda da parte del pubblico? Ai ragazzi. Sì, c'era qualcuno che aveva alzato la mano? Ah, no. Prego. C'è una strategia in corso. Anche noi nel nostro percorso di formazione adesso siamo in magistrale e ce ne stiamo occupando più da vicino del diritto europeo, in modo particolare con il professor Giannuzzi, diritto europeo e nel cyberspazio. Nel triennale, ad esempio, anche il percorso di relazioni internazionali, ho avuto poche opportunità di approfondirlo con il diritto europeo. Io l'esame di diritto europeo non lo avevo nel paniere di studio. Ne abbiamo parlato in maniera trasversale ovviamente con altre discipline. Mi domandavo appunto se proprio partendo dalle università possa essere fatto anche magari in vista dell'allargamento dell'elettorato attivo ai 16 anni, in qualche modo essere assumere un ruolo di guida in iniziative sul territorio, con le scuole soprattutto, perché anche al liceo comunque c'è poco orientamento in uscita in questo senso. E quindi è una riflessione più che altro un augurio. Ok, interessante. Qualche altra osservazione? Qualche altro contributo? Non vedo mani alzate. Allora lascio la parola a coloro che sono stati intanto, diciamo così, indirizzati attraverso i quesiti di Claudio Di Maio. Li pregherei, passando il microfono, di dare un riscontro, ma poi ovviamente apriamo anche per osservazioni in ragione anche dei commenti più generali che abbiamo ricevuto. Sì, possiamo andare per ordine, se volete. Microfono c'è? Ok. Vado io. Sì. Ma dunque, non è semplice rispondere. L'unica cosa che possiamo dire è che sicuramente la campagna del 2019 ha segnato il passaggio da quelli che erano le forme, i modelli tradizionali, i commercial. È da tenere presente che oltretutto ogni paese ha un regolamento elettorale differente. Ogni paese ha un regolamento per le elezioni, ma anche un regolamento per le modalità della campagna elettorale. In alcuni paesi si possono ancora fare commercial, cioè praticamente i video commerciali televisivi, in altri non è permesso, in altri sono a pagamento, in altri non è permesso né a pagamento né sulle private né sulle pubbliche. Quindi è estremamente differenziato questa cosa, quindi questo comporta dei profondi cambiamenti. Quello che comunque la campagna del 2019 ha segnato è chiaramente che ormai la rete è diventata anche per le campagne elettorali europee l'elemento predominante. Cioè i manifesti si stanno riducendo, fare i manifesti elettorali significa prevedere la campagna con alcuni mesi di anticipo, definire i temi, acquistare gli spazi, produrre tutte queste cose, affiggerli, lunghe. I social ti permettono, ormai la campagna elettorale la fai online, la fai in tempo reale, cambia anche i temi, cambiano gli argomenti, cambiano i toni che tu utilizzi, quindi è assolutamente molto più semplice. Quindi la produzione di materiali è passata da, si sono ridotti i commercial, si sono ridotti i manifesti tradizionali ed è in rete prevalentemente. Il fatto già solo di utilizzare la rete impone dei regolamenti, delle modalità diverse, degli utilizzi diversi in rete. Le logiche delle piattaforme, che sono quelle di una partecipazione di tipo emotiva, di un coinvolgimento diretto, di una call for devi rispondere, cioè la logica, si parla di una piattaformizzazione, no? Anche le campagne elettorali sono soggette a quelle che sono le logiche e i meccanismi di coinvolgimento dei social, e questo significa che ovviamente non è tanto esporre i temi, gli argomenti, le argomentazioni, spiegare, ma funzionano molto di più quelle crearsi sostanzialmente un bacino di follower, di utenti. Questo è l'elemento fondamentale, e questo cambia completamente tutti gli argomenti e cambia i toni. Le altre cose che sono emerse dalla campagna 2019 è che il Sud Europa è molto più diffuso l'utilizzo di questi strumenti, e all'interno del Sud Europa noi abbiamo soprattutto le forze populiste
anti-europee o euroscettiche, eurocritiche, che utilizzano moltissimo i social. Producono e hanno la capacità di utilizzare simboli, campagne, slogan, eccetera, che sono comuni per tutta una serie di campagne che sono state fatte nel 2019. Erano gli stessi leader che giravano nei vari paesi, soprattutto le forze euroscettiche. Allora, questo non è indifferente, perché i toni e i meccanismi del coinvolgimento cambia completamente. Per quanto riguarda il silenzio digitale, è una campagna persa. Anche in Italia in teoria c'è il silenzio elettorale il venerdì, ma è assolutamente ormai non è più plausibile, cioè è incontrollabile una cosa del genere. Aveva un senso finché sostanzialmente era la televisione, erano i giornali che uno li bloccava, ma oggi, essendoci l'accesso libero, sono assolutamente incontrollabili da questo punto di vista. Forse anche il blackout nelle 48 ore precedenti, anche il tipo di elettore, l'elettore italiano, è un elettore che ha una maggiore consapevolezza, competenza e autonomia, cioè forse questo risale più a una campagna elettorale in cui c'era anche una concezione più di tipo pedagogico-educativa dei partiti a bloccare. Oggi come fai a bloccare l'utilizzo dei social da parte dei partiti nelle 48 ore precedenti? Quello non credo possa essere una prospettiva. L'altro sarebbe invece regolamentare l'utilizzo dei social durante la campagna, questo sì. No, poco da aggiungere, è un punto importante che appunto l'organizzazione delle elezioni è ancora affidata agli stati membri, quindi ogni paese ha le sue regole. E noi, quello che posso dire, diciamo, nei limiti della mia competenza, perché insomma, noi non ci occupiamo di elezioni come direzione d'Europa, se ne occupa un'altra direzione generale per quanto riguarda il voto all'estero, ma poi la competenza primaria in Italia è del Ministero dell'Interno. Noi non abbiamo una legislazione per la comunicazione politica online. La legge sulla par condicio non si applica, perché è stata scritta nel 2000, non si applica all'evoluzione tecnologica. Il regolamento che è in discussione sulla propaganda politica dovrebbe servire anche e soprattutto a riempire questo vuoto con regole sicuramente uniformi, però ancora non ci siamo e vediamo, speriamo di poterlo portare a casa prima delle elezioni europee. È possibile che per le prossime elezioni ci sia un quadro europeo di riferimento su cui anche i social media e i gestori delle piattaforme dovranno sottostare. Sugli altri aspetti, ripeto, insomma, il silenzio elettorale giustamente noi ce l'abbiamo, altri paesi non ce l'hanno. Il voto dei noi Italia, quindi. Noi Italia ce l'abbiamo, in altri paesi non c'è mai stato. Si fa il Regno Unito, vabbè, non è più membro, ma insomma si fa comunicazione. È ormai disatteso in Italia ampiamente. Anche in altri paesi è così. Alcuni paesi hanno il voto anticipato, che da noi non esiste, o meglio esiste per l'estero, ma comunque con la scadenza che è più vicina possibile alla data elettorale. Esiste per motivi oggettivi, nel senso che se ti fai il voto per corrispondenza, quindi devi dare la gente a votare in anticipo, però in Italia il voto anticipato non esiste. Questo potrebbe risolvere, forse, parlo così da cittadino, non da funzionario, parte del problema delle persone mobili, che sono in fuori sede, ma non sono solo in fuori sede, sono anche le persone che per motivi salute, per motivi vari, il giorno delle elezioni non sono nel loro comune di residenza, e quindi rischio di non poter votare. Insomma, ci sono, però aprire a questo potrebbe portare ad altri problemi, la sicurezza, come custodire le schede per un periodo lungo, tutte soluzioni che sembrano facili poi spesso si incagliano, si bloccano quando ci si confronta con la realtà pratica, quindi altri paesi che lo fanno sono paesi più piccoli del nostro, non so se in Francia si possa fare, il giorno delle elezioni, confesso di non conoscere perfettamente la normativa, di dimensioni e di complessità paragonata. Comunque. Sì, allora
sulla, cioè, ci sarebbero molte suggestioni, ma insomma mi concentro su questa cosa qua perché effettivamente poi torna periodicamente. Ora dirò qualcosa di poco popolare, mi rendo conto, però allora, quando noi parliamo di voto a distanza, voto per posta, voto elettronico, il problema dell'accesso al voto è un problema oggettivamente, però dobbiamo anche essere consapevoli degli altri problemi appunto collegati alle modalità alternative. Non è che basta avere, diciamo, lo strumento tecnico per dire allora se è tecnicamente fattibile lo è anche giuridicamente, per esempio, perché il voto ad oggi dalla nostra Costituzione significa che tra l'altro deve essere libero e segreto. Nel momento in cui io apro il voto elettronico, per esempio, e poi il voto elettronico dove? Dal mio PC, da una sede specifica in cui io mi devo recare per fare il famoso click, dal mio telefono cellulare, perché questo cambia completamente la garanzia o meno di quelli che sono elementi fondamentali del diritto di voto, la libertà e la segretezza. Chi me li garantisce se io posso votare da casa mia? Chi mi dice che io non sto lì, aspetto che mi mettano banalmente sul tavolo 50 euro e io faccio il click sulla base di chi mi dà 50 euro? Oppure diversamente, sono costretto a votare in un certo modo, adesso noi non immaginiamo, diciamo, la realtà, come dire, più regolare possibile, ma noi stiamo parlando appunto di un territorio anche solo nazionale che non è proprio esattamente, no, facilmente controllabile. Chi mi garantisce che io non sono costretto in qualche modo a esprimere un voto in un certo modo quando non c'è più una cornice intorno che garantisce la libertà e la segretezza, no, dalla famosa cabina elettorale, dove teoricamente io non dovrei neanche portarmi il cellulare come invece succede? Il voto per posta apre ad altri problemi e lo sappiamo perché ce l'abbiamo il voto per posta in Italia e regolarmente, mi corregga se sbaglio, ma ci sono state inchieste della magistratura concluse con delle condanne di irregolarità pesantissime sulla gestione del voto per posta da tutto il territorio mondiale, certo, però ci sono state, ci sono persone che sono state elette e poi sono state condannate e sono al momento, mi risulta, anche in prigione per questo. E io posso dirvi anche solo al titolo emblematico, proprio per far capire quanto è complicato tecnicamente dire passiamo al voto per posta. Una mia amica residente all'estero in Germania anni fa mi raccontava di una sua altra cittadina italiana che aveva cambiato banalmente la residenza nel periodo che intercorreva dal momento in cui cominciavano a mandare i plichi elettorali al momento in cui potevano votare. Questa ha ricevuto due volte il plico, una volta al vecchio e una volta al nuovo, potenzialmente poteva votare due volte. Questo è solo un aspetto, parliamo di Germania, immaginiamoci, non so, l'Argentina, la Nuova Zelanda, l'Australia, l'Africa, cioè ci sono una serie di problemi enormi dal punto di vista tecnico. In Italia cambia? Sì. Però anche qui il voto per posta, che è tecnicamente praticato in alcuni paesi, in Germania per esempio, apre di nuovo al problema della segretezza. Chi garantisce che in quel momento io sono libero e scelgo quell'opzione politica in maniera autonoma? Nel momento in cui io ho una lettera a casa, la quale io posso scrivere quello che voglio e nessuno mi controlla. Quindi attenzione, perché poi non è che veniamo esattamente dal paese, come dire, dal punto di vista politico più sicuro del mondo, no? Rispetto alle influenze elettorali. Quindi teniamo conto che da una parte c'è questa esigenza di facilitare la partecipazione, altro è garantire la sicurezza. Forse il discorso del differimento temporale del voto, ma allora però in sedi elettorali controllate, quella è una cosa che si può praticare con anticipo e su quello si può lavorare. Il voto per posta e il voto elettronico aprono una serie di problematiche pesantissime di cui siamo attenti perché... È molto semplice. Sì, attenzione anche lì. Guardi, i tecnici, in realtà chi si occupa tecnicamente di questa cosa dice attenzione, soprattutto attenzione, noi stiamo parlando di una realtà in cui abbiamo appunto Cambridge Analytica, hacker vari che entrano nelle reti e nella rete delle reti. Sapere, no? Cioè, nel momento in cui io dico che tramite un terminale mando un segnale elettronico che trasforma il mio click in una volontà politica e c'è la possibilità, perché la rete purtroppo non è impermeabile, che qualcuno intervenga e modifichi qualcosa di quel dato e dopo a posteriori vado a ricostruire se c'è stato o meno un intervento. Quindi attenzione, perché la tecnica è una bellissima cosa, però
No, poi c'è appunto, dietro c'è il dato politico fondamentale che secondo me dovrebbe rimanere centrale, la sua garanzia di autonomia, segretezza, libertà. Grazie infinite, professore. Sì, ultimo sempre, sempre ultimo. L'indicazione anche sulla base del... No, un accenno su quest'ultima considerazione. Il voto deve essere libero... ma non soltanto nel momento in cui si entra nell'urna, cioè dovrebbe essere libero nel momento in cui si forma la volontà. Cioè noi, secondo me, rischiamo di concentrarci sulla libertà, la sicurezza, l'inviolabilità dell'accesso all'urna, ma non prendiamo in considerazione come si forma poi la volontà dell'elettore. Il problema è a monte, non a valle. Ad esempio lavorando sulle fake news, sulle campagne elettorali, che siano veramente delle campagne elettorali corrette. E vabbè, riguardo la comunicazione, qui ci sarebbero da dire tante cose. Ovviamente se si vuole essere efficaci bisogna passare dagli stati. Io ricordo, fui tra i pochi probabilmente che assistette alla prima storica campagna elettorale sulle Spitzenkandidaten, quella con Juncker, con Tsipras, con Verhofstadt. Mi ricordo la giornalista, solo in stream, tra l'altro, la giornalista: questo è un momento storico, da adesso le cose cambiano. Saremmo stati 50.000 in tutta Europa a seguire? No, fu davvero, cioè, chiaro segno di come scollamento dalla realtà totale. Un'altra immagine ce l'ho quando, sempre in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, partecipò ad una porta a porta di Vespa, Barroso. Allora Barroso era commissario presidente della Commissione uscente, e mi ricordo la difficoltà visibile proprio in cui si trovava Vespa, che non sapeva cosa chiedergli, e resse per 10 minuti circa il confronto su temi europei, poi passò al tema italiano. Perché sentiva, da bravo giornalista quale lui era ed è, che non c'era presa con i temi che interessavano i cittadini, no? E quindi quello è un passaggio necessariamente italiano, no? E fin tanto che l'Italia, la Germania, la Grecia non si mettono in testa a fare le cose serie da questo punto di vista, non si può far nulla. Per quel che riguarda la Commissione, io direi potrebbe migliorare, ad esempio, essendo un po' meno... al di sopra delle parti a tutti i costi e premiando i migliori. Cioè, io adesso non è che mi considero un migliore, no? Però ricordo, uscì nel 2010 una risoluzione del Parlamento europeo in cui si diceva come bisognasse fare la comunicazione: partire dal basso, coinvolgendo i giovani e i giornali locali. Io dissi: caspita, sono a posto, perché io ho un laboratorio in cui faccio scrivere articoli di giornale ai giovani, il giornale è un giornale locale, parliamo d'Europa e la divulghiamo a tutti i cittadini, vincerò qualche cosa, qualcuno si accorgerà di me. Zero assoluto, zero assoluto. Ora, magari poteva far schifo il mio progetto, no? Però da quello che mi risulta, questi fondi che l'Europa dà, li dà a chi c'ha buona volontà, però non va a vedere poi l'effetto reale che quello determina e capisce poi se quello che è stato fatto è un qualche cosa che può valer la pena di essere riprodotto e replicato n volte. Questo lo potrebbe fare per utilizzare bene i pochi soldi che ha. E l'ultima cosa riguardo lo studente, io adesso non voglio essere frainteso, no? Però io un po' di simpatia per l'ultima generazione ce l'ho, no? Perché effettivamente non è possibile che, cioè, si mandi il mondo allo sbaraglio e non si facciano con urgenza le cose che è indispensabile fare, no? Io penso che una cosa simile vale anche per l'Unione Europea, per quel perché se vogliamo far sì che le persone, quando vanno a votare, siano davvero libere ed abbiano avuto la possibilità di capire che cosa bisogna fare per scoprire una vera sovranità, che oggi per noi non può che essere europea, noi ce la perdiamo la democrazia. Quindi dovete essere voi a imporre che noi introduciamo l'insegnamento dell'integrazione europea nelle università a livello universitario e a livello di scuole superiori, quantomeno. Però dovete, adesso non dico sporcare i monumenti, però fare qualche cosa da giovani, no? Per far sì che l'Europa tiri sulla testa. Grazie infinite, prof. Io vi ringrazio tutti, io termino sempre con le mie 3 C: conoscenza, consapevolezza e competenza. Come il
scorso 9 maggio è stato lanciato l'anno europeo delle competenze, le 3C sono presenti e devono lavorare non solo nella mia mente ma nella mente di tutti. Vi ringrazio moltissimo.